Buongiorno a tutti, benvenuti nella live del lancio a Euroc di Skyward. Siamo qua in studio in B21 a Milano e io sono Federico Formentini, mi avete già visto a Roccaraso per chi era sintonizzato sulla live di Roccaraso. Qui con me abbiamo Edoardo Nistri, Buongiorno a tutti. Piacere. altro strutturista come me, e Francesco Miccoli che si è unito a noi per questa live di Euroc. Francesco è un membro di propulsione e ci aiuterà a spiegare il lato tecnico di tutto ciò che riguarda il motore e quello che gira intorno al motore. Allora, prima di passare al lancio vero e proprio, parliamo un attimo di che cos'è Euroc. Abbiamo visto Roccaraso, è stato un lancio fantastico, è stata una missione fantastica. Euroc è un pochino diversa, perché? Perché prima di tutto, competizione europea che si svolge in Portogallo tutti gli anni. Quindi cosa vuol dire una competizione europea? Vuol dire che partecipano tutti i team studenteschi di alcune università europee che riescono a candidarsi e a entrare, a essere ammessi. Quindi per Skyward cosa vuol dire partecipare a Euroc? Ovviamente noi prepariamo il progetto, lo prepariamo in doppia copia per essere sicuri di arrivare a Euroc con un razzo fatto. Ci prepariamo e poi dobbiamo organizzare una missione vera e propria in Portogallo. Quindi tutto il team tecnico che lavora sul razzo deve prendere e andare in Portogallo. Quindi è una sfida logistica abbastanza importante. Prima di tutto ciò, partiamo dalle basi. Allora, che dire? Dobbiamo organizzare. Il team è composto da 30 persone, quindi dobbiamo preparare il viaggio per 30 persone. Affittare case, affittare mezzi di trasporto, organizzare la spedizione della cassa, c'è tutta una serie di questioni logistiche da risolvere prima della partenza. Poi, una volta che tutto questo è fatto, si arriva alla partenza vera e propria e si parte. Io ho partecipato a due edizioni di Euroc nel 2022 e nel 2023, e anche Edoardo ha fatto 2022-2023, e Francesco mi sembra solo Io 23. sì, solo l'anno scorso con il progetto Esatto, Gemini. sì, quindi diciamo che siamo tutti membri abbastanza Provati. approvati, sì, abituati a fare queste cose. E quest'anno abbiamo lasciato andare i giovani e noi quindi siamo qua a commentare quello che succede. Bene, Francesco, raccontaci un po', ad esempio, com'è la giornata tipo a Euro. In cosa consiste la vita nella competizione? Allora, primissimi giorni della competizione, tipicamente il primo, tutti i team si riuniscono al cosiddetto paddock, che è, diciamo, una zona dove viene tenuta la competizione e dove per i primi giorni i team si possono confrontare, quindi guardare i razzi degli altri, capire un attimino prestazioni, ognuno che tipo di soluzione ha trovato agli stessi problemi e in generale, diciamo, fare un po' di conoscenza. Quindi è un momento anche di confronto tra tutti i Esatto, vari team, si che è conoscono persone, sicuramente nella mia progetti. esperienza uno dei momenti più belli perché è comunque un ambiente, diciamo, particolare di nicchia, vedere così tante persone, così tanti ragazzi che vogliono lavorare alla stessa cosa, che sono appassionati, è molto soddisfacente e interessante. Poi si passa subito al secondo giorno in cui ci si inizia a prenotare. Quindi, non lo so, per esempio Skyward decide che è pronta già da subito e vuole lanciare nella prima finestra di lancio disponibile. Quindi, prima di poter fare questo tentativo di lancio, dovranno fare diciamo, una revisione tecnica. Tutti i membri della commissione tecnica di Euroc vanno a vedere il razzo e si confrontano un attimino su questioni tecniche, osservano i report che noi abbiamo fornito e ci fanno domande per capire se effettivamente siamo pronti. Quindi insomma, la competizione richiede una certa quantità di documentazione che deve essere Assolutamente. inviata prima dell'arrivo in Portogallo. Quindi poi quello che loro vanno a fare è vedere se quello che abbiamo portato coincide con quello che abbiamo descritto nei report. Esatto. Non solo quello, poi ci sono, diciamo, una serie di cose che vanno a controllare, di questioni principalmente di sicurezza. Per esempio, è imperativo il fatto che in un caso di emergenza in cui la nostra elettronica ha dei problemi o perdiamo la comunicazione, dobbiamo, per esempio, avere la possibilità di disarmare il motore, quindi metterlo in sicurezza da lontano. E ci sono tanti di questi piccoli, diciamo, dettagli tecnici che loro devono verificare, ovviamente per ragioni di sicurezza. Esatto. Poi una volta passata questa, si chiama Flight Readiness Review. Flight Readiness Review. Una volta passata l'FRR, i team sono cleared, si direbbe,
quindi sono in grado effettivamente di recarsi presso la base militare e allestire tutto il lancio e le procedure Lì arriva, diciamo, la che parte lo un po' riguardano. più faticosa a livello fisico. Esatto. Per farvi capire, adesso qua l'abbiamo vissuto tutti, specialmente durante il tentativo di Gemini, che è il razzo che abbiamo portato lo scorso anno. Purtroppo, visto che Gemini aveva un po' di problemi tecnici, abbiamo dovuto tentare più finestre di lancio per provare a lanciare comunque, e quindi la mole di lavoro che abbiamo dovuto sopportare lo scorso anno è stata incredibile. Significativa, sì. Sì, eravamo tutti i giorni svegli a, boh, cos'è che erano? 6, All'alba. 6, 5 e mezza. 5 e mezza, 6 la sveglia, alle 7 eravamo alla base di lancio e tra l'altro ricordiamo che i lanci in Portogallo si svolgono presso la base militare di Santa Margarida, presso Costanzia, che è una regione dell'entroterra portoghese dove è presente una base militare, dove l'esercito portoghese fa esercitazioni con i mezzi di terra, se non erro. E ci permettono di lanciare fino a 9 km. Perché ovviamente ci servono delle disposizioni di sicurezza. Tu non puoi lanciare così in alto. A 10 km ci sono gli aerei commerciali, quindi deve essere uno spazio dove lo spazio aereo appunto è chiuso e quindi una base militare. Esatto. E quindi niente, ci si ritrova alla base alle 7, poi il primo giorno si comincia a preparare tutto, quindi team si divide, abbiamo da un lato chi lavora al razzo, dall'altro lato chi lavora a tutto quello che serve per far volare il razzo. Quindi allestimento della rampa, allestimento del segmento di terra, ground segment, quindi nel nostro caso il carretto che fa il rifornimento e il sistema di flipping, che dopo andremo a descrivere più nel dettaglio quando ci arriviamo. E poi ovviamente tutta la questione logistica, perché non è come a Roccaraso che noi avevamo la baita, che era diciamo il centro operativo di tutta la missione, e poi la rampa a 100 metri. No, qua in Portogallo abbiamo le tende dove si fa l'integrazione e dove c'è il deposito, quindi le casse, da un lato. Poi abbiamo la zona dedicata agli spettatori al centro, e poi a 600 metri di distanza abbiamo le rampe di lancio. E un pochino prima tra la zona spettatori e le rampe c'è il deposito dei bombole. Gli Quindi, esatto, ossidanti. Ali. Quindi per tutti i materiali pericolosi o che necessitano di essere mantenuti nella frigorifera come storage. Quindi potete immaginare che rispetto a Roccaraso qua abbiamo un ordine di grandezza in più di difficoltà, è direi. tutto molto più distante, più Esatto. faticoso, terreno più sconnesso, è Molte più molto. incognite perché la rampa di lancio non è fornita da Skyward, ma è fornita dalla competizione, quindi noi sappiamo già a priori com'è fatta, costruiamo già il progetto per quella rampa di lancio, ma potrebbe capitare, ed è già capitato in passato, che magari qualche pezzo non si monta a dovere, c'è da fare qualche piccola modifica. Era successo con Pixis, non so se ti Che non ricordi. si Esatto, montava il razzo sulla rampa di lancio. non si montava, quindi abbiamo dovuto fare qualche piccolo Un problema. lavoretto prima di procedere. E quindi no, è uno sforzo abbastanza interessante da parte del team. Anche il progettuale, nel senso che bisogna organizzarsi estremamente bene, perché chiaramente dimenticarsi un utensile o non portare dei pezzi comporta svariati minuti, spesso ore, Sì. di Esatto, gente che va avanti e indietro per 600 metri in un campo sconnesso. e se per sbaglio si dimentica qualcosa, bisogna sperare che qualcuno degli altri team abbia quella cosa da prestarci. Esatto. C'è anche da dire che una cosa bellissima della competizione è che tutti i team si aiutano a vicenda. Quindi Assolutamente. le persone magari vengono da noi a chiedere le cose in prestito, noi andiamo dagli altri a chiedere le cose in prestito, ci si aiuta un po' tutti a vicenda, ecco, ed è una cosa bellissima. Sì, È proprio un c'è ambiente di collaborazione tra ragazzi. molta empatia tra i team perché siamo tutti nello stesso posto, tutti a faticare molto e però a fare qualcosa che ci Tutti piace. che vogliono vedere i razzi che Esatto. volano. Sì, cioè, non ho mai visto nessuna persona. Noi l'anno scorso non siamo riusciti a lanciare, come diceva Federico. Ogni volta che però partiva un altro razzo era un'emozione. Eravamo lì che dicevamo, dai, che ce la fate, dai, che vola, perché è molto bello. C'è la competizione perché ovviamente si vuole vincere, però è più una cosa, non direi secondaria, ma forse negli animi sì. È un bell'ambiente. In ogni caso, giornata di lancio tipica, come diceva, la prima cosa è l'integrazione. Sicuramente Edo, tu hai. Ne abbiamo fatte parecchie l'anno Sì, ne abbiamo scorso fatte tante. perché il razzo non è sicuro montato, nel senso che abbiamo dentro esplosivi per attuare sistemi di recupero, abbiamo dentro
grani combustibili che bruciano se vengono lasciati, diciamo, parti del motore, ossidanti. Quindi ogni sera, se il lancio fallisce, il razzo va smontato e la mattina dopo bisogna reintegrarlo da capo. L'integrazione non viene fatta a caso, ma ha delle procedure da seguire, che poi andremo a vedere, e ogni volta bisogna leggere la procedura senza saltare passaggi, perché il razzo è molto complesso, ha migliaia di pezzi e tutti devono essere montati correttamente, e quindi è uno sforzo considerevole farlo giorno dopo giorno, perché la concentrazione necessaria è particolarmente alta. Esatto. Poi una volta che il razzo finalmente arriva a quella chiamata su walkie-talkie, il razzo è stato integrato, una parte del team lo inizia a portare sulla rampa, e nel frattempo il segmento di terra che era in rampa, io facevo parte di quegli operatori l'anno scorso, ha preparato tutto il necessario. Quindi portiamo la stazione di terra, il cosiddetto carretto, che ha all'interno dell'elettronica per comunicare, all'interno tutte le valvole di sicurezza, i filtri che servono per collegare la bombola di ossidante che ci viene fornita da Euroc attraverso questo sistema di terra poi al razzo per fare il rifornimento, che ovviamente va fatto da distante, perché comunque noi carichiamo un serbatoio in alluminio disegnato da noi a circa 60 bar e è una cosa pericolosa. Quindi da regolamento nessun operatore dovrebbe stare vicino a nessun serbatoio in pressione, quindi lo scopo del nostro sistema di rifornimento è quello di avere tutto il nostro personale a debita distanza nel momento in cui il razzo diventa effettivamente pericoloso. Sì. A questo proposito, adesso magari possiamo vedere la parte di rifornimento e commentarlo un attimino, vi spieghiamo le operazioni. Esatto, possiamo spostarci sul CONOPS del RAG, quindi Concept Operation, mi sembra sia l'acronimo. Oh, eccoci qua. Ok, quindi quello che vedete a schermo è tutta la vita del nostro razzo dal momento in cui arriva Euro, che arriva in rampa, al momento in cui torna a terra dopo il lancio. Quindi prima fase, come ha già accennato Francesco, rifornimento e ultimi check. In questa fase, esatto, viene caricato l'ossidante all'interno del razzo, vengono fatti tutti i check, ovvero l'elettronica è inizializzata nel modo corretto, il software sta dando i valori corretti, abbiamo comunicazione. E a quel punto lì, una volta finito il rifornimento, si può scollegare la linea di rifornimento in maniera automatica e brillante. Tra l'altro andrebbe ricordato a tutti gli spettatori che non hanno visto la live di Roccaso che cos'è il nostro progetto. Non abbiamo ancora introdotto il nostro razzo, di che tipo è, come è fatto. Adesso vediamo un attimo velocemente il volo sulla CONOPS e poi ci spostiamo su come è costruito il razzo come progetto in sé. Abbiamo detto quindi rifornimento, una volta terminato il rifornimento si effettuano gli ultimi check finali su software, telemetria e sicurezza, dopodiché c'è il go no go poll, quindi si chiede a tutti i vari responsabili sul campo se secondo loro si può lanciare. Una volta che abbiamo il go, si procede col conto alla rovescia e eventuali hold per il meteo. C'è da dire che in Portogallo in questi giorni c'è stato tanto vento e tanto brutto tempo, quindi un hold meteo non è da escludersi, anche perché a Roccaraso abbiamo lanciato a 1000 metri circa, poi in Portogallo lanciamo a 3000 metri. Quindi anche per una semplicissima questione di sicurezza, se il razzo parte e poi sale sopra la coltre di nuvole, noi non lo vediamo più e quindi non sappiamo più se per qualche motivo la traiettoria è cambiata e si dirige in zone che non deve raggiungere. Quindi l'assenza di nuvole e comunque la possibilità di vedere sempre il razzo durante il volo è fondamentale. Oltre a quello poi abbiamo la questione del vento, perché dovete sapere che il razzo ha una certa velocità minima a cui deve uscire dalla rampa. Se usciamo a una velocità inferiore a questa velocità minima, il razzo non è stabile e quindi c'è il rischio che si possa girare in certi assetti che diventano pericolosi. Chiaramente c'è anche una velocità del vento massima a cui è sicuro lanciare. Esatto. Perché in un uragano il razzo chiaramente non è disegnato per volare. Esatto, quindi dobbiamo cercare di essere sicuri che il razzo esca alla velocità giusta e non ci deve essere troppo vento per evitare eventi spiacevoli. Quindi, go no go poll fatto, abbiamo il go, si parte col conto alla rovescia. Quindi la stazione di terra, la ground station, come la chiameremo e come vedrete già adesso a schermo,
La ground station è quella parte di infrastruttura che si occupa di gestire la telemetria e coordinare l'intero lancio. Quindi la ground station si occupa, prende in carico il conto alla rovescia, lo effettua e poi si dà il comando di ignition. Una volta dato il comando di ignition, succede la magia nel motore. Passano i 3,27 secondi, Esatto, un numero del qualcosa del genere. genere. Estremamente Sì, specifico. sì, sì. Perché dovete sapere che il motore ovviamente ha bisogno di un sistema di accensione. Il sistema di accensione che usiamo noi è, diciamo, una piccola carica pirotecnica, un piccolo fuoco d'artificio, se vogliamo. Esatto, che potete vedere adesso a schermo sono le fasi di collegamento. Vedete che c'è un cavo bianco che esce dall'ugello del razzo. Quel cavo bianco è connesso ad una resistenza che quando passa corrente si scalda molto, accende questo piccolo, chiamiamolo fuoco d'artificio, che poi fornisce sufficiente energia per attivare la combustione nel momento in cui apriamo la valvola. Ovviamente questo, diciamo, fuoco d'artificio ha bisogno di un pochino di tempo per incendiarsi bene, quindi noi impostiamo quel tempo lì, premiamo il pulsante, viene data corrente e dopo quel tempo lì viene aperta la valvola. Quindi una volta che viene aperta la valvola, ci saranno le condizioni giuste di temperatura in camera di combustione, partirà la combustione, il razzo vola. Da ricordare che questo tempo non l'abbiamo scelto a caso, è frutto di una Assolutamente. lunghissima campagna di test degli accenditori del razzo, in cui i ragazzi di propulsione si sono occupati di produrne una grossa quantità, Sì. provarli tutti e capire dopo quanto tempo sarebbe stata efficace questa carica all'interno della camera di combustione. Quindi questo numero è frutto di tante esperienze sul campo, Sì. tanti static fire, che sono i test dove si prova il motore accendendolo. Sono diverse tipologie di sistemi, diversi modi di affrontarlo. Un sistema come, diciamo, un grano che brucia, ecco, è difficile da caratterizzare in maniera numerica con un'equazione. Quindi spesso e volentieri la maniera più intelligente dal punto di vista ingegneristico è semplicemente provarlo tante volte e capire sperimentando, che è proprio quello che facciamo con gli. Tra l'altro ricordiamo che noi quest'anno competiamo nella categoria 3 km ibrido. Esatto, il nostro razzo è un razzo a motore ibrido, che significa che c'è un ossidante in forma liquida, ed è il protossido di azoto, mentre il combustibile è all'interno della camera di combustione ed è solido, è paraffina, null'altro che una cera, diciamo, Molto particolare. simile a una candela. Esatto, sì, è Una una grossa candela candela, grossa, una grossa esatto. candela. Quindi nel momento in cui poi questo liquido viene a contatto con questo solido, grazie al calore dell'accenditore, allora si accende. Esatto, diciamo che abbiamo composto il famoso triangolo del fuoco, quindi ossidante, combustibile e accensione, temperatura. Quindi con questi tre ingredienti noi siamo in grado di accendere il motore e volare. Quindi, ignition, passano i 3,27 secondi, il motore si accende e parte la fase di salita spinta dal motore, quindi il punto 3 che vedete a schermo. Durante questa fase il razzo produce tutta la spinta necessaria. A un certo punto il software di volo, che implementa un algoritmo automatizzato di spegnimento del motore, cosa fa? Capisce che passato un certo tempo il motore sta spingendo troppo, quindi il razzo rischia di andare troppo in alto, allora spegne il motore, chiude la valvola dell'ossidante, chiude il serbatoio. Una volta spento il motore, l'ascesa del razzo continua per inerzia, perché voi dovete immaginare di averlo lanciato, non c'è più della spinta, ma c'è tutto l'attrito dell'aria che lo rallenta. Siamo a circa 800 km orari, come ordine di Esatto, grandezza, quindi una bella velocità. il razzo continua ancora per un bel po' a salire. E sale, e nel frattempo entrano in gioco gli aerofreni, che sono il secondo sistema, oltre allo spegnimento automatizzato del motore, che abbiamo per regolare l'apogeo raggiunto. Va ricordato che uno degli obiettivi della competizione è quello di raggiungere i 3 km in maniera più precisa possibile. Quindi, più vicini arriviamo a 3 km, più punti facciamo. E gli aerofreni sono anche loro controllati dalla nostra elettronica di bordo, vengono aperti o chiusi in quantità decise dal software di bordo. Eccoli qua, gli aerofreni, questi qua, il razzo dietro di noi è Pixis, quello che ha vinto nel 2022. Gli aerofreni, vengono aperti o chiusi, gestiti dal software, e rallentano più o meno l'ascesa del razzo. E quindi questa era la fase 5 che vediamo a schermo. Arriviamo alla fase 6, ossia l'apogeo. Il razzo non va dritto in verticale, anche perché sarebbe molto pericoloso se lo lanciassimo sopra Potrebbe la andare nostra testa. ovunque dritto in Esatto. verticale. Quindi cosa facciamo? Incliniamo la rampa a un certo angolo, che di solito va dai 78 agli Sì, 82 più o gradi, meno. 83.
Quindi il razzo, anziché andare dritto, fa una parabola. L'apogeo è semplicemente il punto più alto della parabola che segue il razzo. Che è quello che viene valutato dalla competizione. Esattamente. È il punto dove l'elettronica si accorge che il razzo sta volando in orizzontale, perché dovete immaginare che non arriva fermo, ma arriva con una grossissima velocità orizzontale. L'elettronica si accorge che il razzo è in orizzontale, che l'apogeo è raggiunto, e quindi cosa succede? Succede che viene dato il comando di espulsione. Ora, espulsione cosa vuol dire? Vuol dire che noi prendiamo il nostro razzo, lo separiamo a metà, e mentre lo separiamo, estraiamo i sistemi di recupero, che sono un paracadute per la parte principale del razzo, quindi tutto il corpo che contiene elettronica, vano recovery, aerofreni e motore, e poi una piccola vela per il vano payload che contiene il nostro carico pagante. Dovete sapere che per la competizione, per poter effettivamente partecipare, è necessario caricare a bordo del proprio razzo un certo carico pagante chiamato payload. Nel nostro caso si tratta di un cubo da 10 cm di lato chiamato CubeSat. Si possono anche caricare dei CanSat che hanno la forma praticamente di una lattina, classica lattina da bibita. Quindi separiamo il razzo, le due metà a questo punto cominciano ad andare in maniera indipendente, vanno per conto loro, si aprono i drog. Quindi che cosa sono i drog? Praticamente sono dei paracadutini, diciamo, che rallentano inizialmente la discesa e la controllano, perché se noi lasciassimo cadere i due pezzi separatamente inizierebbero a girare su se stessi, poiché non sono statici, non aerodinamicamente non sono statici, quindi iniziano a ruotare, e in più scendono a velocità folle sui 300 km/h. Questa cosa non la vogliamo, perché non riusciremo più a aprire un paracadute normale. E quindi per controllare la discesa usiamo questi paracadutini che stabilizzano la velocità più o meno a 100 km/h e danno un verso di discesa al nostro razzo. Esatto, va ricordato che la competizione impone certi limiti di velocità anche sulla discesa delle parti del razzo, e i drog sono il modo che usiamo noi per regolare la velocità di discesa. Raggiunta una certa quota, cosa succede? Viene dato il comando di apertura main. Cosa vuol dire apertura main? Vuol dire che da drog si passa al paracadute grande, quindi la velocità scende e il razzo può essere recuperato senza particolari danni. La velocità più o meno di un main, siamo sui 30 km/h all'incirca, e diciamo che siamo sicuri che a quella velocità lì il razzo non subisce danni ingenti alle sue componenti in atterraggio. Soprattutto è importante non danneggiare la bombola, che potrebbe essere in pressione, e non danneggiare gravemente le superfici di volo, poiché da competizione meglio il razzo riesce a atterrare, più punti ci danno, diciamo. Esatto, perché viene anche valutato lo stato in cui il razzo torna a terra, quindi se noi rompiamo il razzo ovviamente perdiamo punti. Ovvio, certe parti del razzo, come può essere ad esempio la nostra coda, tra virgolette, sono considerate consumabili, quindi anche se si rompono, se sono dichiarate consumabili, la competizione sa che quelle parti sono fatte per essere rotte, e quindi se si rompono non ci vengono tolti punti. Come per esempio quello che dicevamo prima, l'accenditore. L'idea è che il razzo debba tornare ad essere pronto per un nuovo lancio. Ovviamente c'è una set di componenti che devono essere, diciamo, cambiate, come l'accenditore, come il grano combustibile. L'ugello anche. Perché sì, anche l'ugello, esatto. O la punta, dato che scendiamo in piedi con la, esatto, carico pagante. Sì. Sono tutte parti che noi dichiariamo come consumabili prima di andare in competizione, e poi se si dovessero rompere non è un problema. Ovviamente non possiamo dichiarare il razzo come consumabile, perché perderebbe il senso di, esatto, lanciarlo, sì, il giorno dopo. Sì, perderemmo un pochino di senso. Procederei adesso a parlare della struttura in sé del razzo, quindi come lo facciamo, come lo suddividiamo, come lo gestiamo. Adesso vedete a schermo l'IRA. Sono circa 3,70 m di lunghezza, circa 3,70 m, e anziché costruire un oggetto unico, noi abbiamo scelto di dividere il progetto in più vani. Ogni vano, come vedete lì, ha una certa funzionalità. Diciamo, non sono suddivisi a caso, ma ad esempio abbiamo il vano payload, che è quello che contiene il carico pagante e il sistema di recupero del carico pagante. Abbiamo il vano recovery, che è il vano che contiene il paracadute main, la vela e i due drog, più tutti i sistemi di espulsione. Poi abbiamo il vano elettronica, che include tutta l'avionica di bordo principale, quindi il computer di bordo, batterie, avionica della competizione. Infatti va ricordato che
noi sì, vogliamo col nostro software, vogliamo con la nostra elettronica, ma al fine di effettivamente fare una competizione che abbia senso, Europe ci impone di caricare a bordo anche un secondo set di elettronica comprato e scelto dalla competizione. Uniforme per tutti. Uniforme per tutti, che permetta ai giudici di avere delle letture dell'apogeo e tutti gli altri dati relativi al volo da una sorgente affidabile. Sì, perché le elettroniche misurano tutti i dati che abbiamo menzionato prima, quindi quanto sali velocemente, quanto è il tuo latitudine nel tuo apogeo, quanto scendi velocemente per valutare il rientro e soprattutto dove si trova il razzo. Perché noi lanciamo questo oggetto che sì, 3,5 metri sono grandi, ma li lanciamo magari a 1 chilometro di distanza, 2 chilometri di distanza. E quindi non sempre è facilissimo trovarlo in mezzo a un campo. Esatto. E ovviamente i giudici devono avere, diciamo, un metodo che sia imparziale per tutti. Nessuno penserebbe mai di diciamo, falsificare i dati, però è giusto che, diciamo, non è che venga affidato al software di ogni specifico. Certo, si fa anche così in qualsiasi competizione. Esatto. Malamente se il software si rompe o se hai dei problemi, esatto. Se il tuo team sbaglia a programmarlo, è una cosa lecita oggettivamente per un razzo sperimentale, e non hai la misura, non puoi valutare un team. Sarebbe un peccato, esatto. Effettivamente. Si rischia proprio di perdere tutto il volo, esatto. Tutto il progetto addirittura. E quindi questo è lo scopo del vano elettronica. E oltre ovviamente al computer ci sono anche le antenne che si occupano di inviare a terra tutta la telemetria. Passando più in basso abbiamo quello che vedete come vano tank e vano motor bay. In realtà sono semplicemente una suddivisione interna al vano motore, perché come potete notare il vano motore di Lyra è lungo circa 1,75 m. Occupa la metà del razzo. Esatto, fate conto che è lungo più o meno come il razzo che abbiamo dietro di noi qua, solo il motore di Lyra. E poi c'è tutto il resto che è lungo circa uguale. Per comodità nostra abbiamo scelto di progettare un vano motore che potesse essere diviso a metà. Quindi tank, quindi serbatoio dell'ossidante da un lato, con tutto il sistema di scarico dei vapori in atmosfera, che è la prima parte subito sotto l'elettronica, chiamato venting. E poi dall'altro lato il vano feed e il vano con la camera di combustione e le alette. Adesso magari chiederei a Francesco di spiegare un pochino meglio il funzionamento di un motore ibrido. Sì. Allora, come è fatto, magari perché è fatto in un certo modo, perché i pezzi sono arrangiati in un certo modo. Partiamo un attimino dal differenziare i tipi di motore. Quello è un razzo con un motore ibrido, quello che vedete alle nostre spalle era un razzo con un motore solido che era stato comprato. Abbiamo deciso con il progetto Gemini dell'anno scorso di iniziare a costruire anche noi il motore, rendendo Gemini e quindi anche Lyra effettivamente dei razzi che erano al 100% progettati da noi. E questo non tanto perché ce ne fosse la necessità, perché comunque per arrivare a 3 km di altitudine poteva bastare anche un motore solido, ma era innanzitutto perché agli occhi della competizione è vista come un'innovazione, quindi come una potenziale fonte di punti, ma anche perché lo scopo ultimo di Skyward è quello di far imparare le persone facendo, e quindi c'è il team di propulsione che si occupa dello sviluppo. Motore ibrido, come dicevo prima, implica che combustibile e ossidante sono uno in fase solida e l'altro in fase liquida, tipicamente l'ossidante liquido e il combustibile solido, come nel nostro razzo. Infatti c'erano due parti, serbatoio, il vano tank, dove viene caricato questo ossidante, e la camera di combustione all'interno della quale c'è il combustibile. Federico prima vi menzionava un altro paio di dettagli. Come vi dicevamo, il serbatoio va pressurizzato a 60 bar e quindi è pericoloso. Una volta che il volo, diciamo, viene effettuato e va bene, dentro il serbatoio comunque rimane un pochino di ossidante residuo e il motore rimane in pressione. Visto che poi dovremo andare a recuperarlo di persona, nella fase di discesa, attraverso, diciamo, delle valvole che sputano, diciamo, fuori, possiamo togliere tutta la pressione dentro il serbatoio e quindi renderlo sicuro per poi far andare le persone a recuperarlo. Tra l'altro poi magari ne parleremo più in dettaglio più avanti, quando faremo effettivamente il rifornimento. Mm-hmm. Lo scopo del venting è anche quello di fare il rifornimento. Esatto, assolutamente. Poi vedremo più avanti in breve, più nel dettaglio, come si fa il rifornimento. E poi, diciamo, l'ultima sezione è quella che è tra il serbatoio e la camera di combustione. C'è, diciamo, la linea main, che è null'altro che un tubo con una valvola che è controllata in maniera automatica, ovviamente. Quando noi diamo il segnale di accensione, l'accenditore si accende, dopo un certo qualche secondo si apre questa valvola e inizia a fluire.
All'interno di questo piccolo vano non c'è solo questa valvola, c'è anche un'altra parte dell'elettronica che comunica poi con l'elettronica che è in alto, che serve per gestire il motore. Quindi, per esempio, legge la pressione che c'è dentro il motore per capire in tempo reale quali sono le performance, quindi quanto sta spingendo, e poi capire se spegnerlo, quando spegnerlo. E abbiamo anche il sistema di rifornimento, diciamo, il collegamento di rifornimento, perché quando razza a terra ci deve essere ovviamente un tubo che è collegato in questa sezione del razzo che permette all'ossidante di entrare nel razzo e che poi viene staccato in automatico, ma lo vedremo meglio in diretta. Esatto, poi passando più in basso arriviamo alla camera di combustione, Esatto. che è dove avviene la. Esatto, c'è la camera di combustione, è formata da tre zone principali, quella di iniezione dove c'è appunto un iniettore non troppo dissimile a livello di principio di funzionamento da quello macchina, per esempio a diesel, quindi c'è un elemento meccanico che fa in modo che il liquido venga atomizzato e che quindi vengano formate tante piccole gocce. Questo perché tante piccole gocce possono reagire in maniera molto più efficace, molto più efficiente con il combustibile piuttosto che un flusso, diciamo, continuo. Tipo Quindi gli spray dell'acqua d'estate, che ti raffreddano molto di più che non la canna dell'acqua diretta. esatto, L'idea è perché più o tu, meno quella. rendendo tante piccole gocce, aumenti la superficie totale di scambio e quindi l'efficienza della combustione. Esatto, va ricordato che il motore che brucia in realtà è una semplice reazione di Sì, combustione. non è altro che una ossidoriduzione, quindi abbiamo un ossidante che va ad ossidare questo combustibile. In questo processo viene rilasciata energia che poi verrà convertita in. Per convertire questa energia in spinta c'è una parte fondamentale di qualsiasi motore che è l'ugello, che è nella parte in fondo. Quindi noi iniettiamo, atomizziamo, questa miscela prende fuoco, rilascia tanta energia. Quindi dentro la camera di combustione abbiamo un passaggio di energia chimica, che era banalmente nei legami del materiale, a energia termica. Quindi aumenta moltissimo la pressione e tantissimo la temperatura, stiamo parlando di migliaia di gradi. In gola, quindi al centro dell'ugello arriviamo anche a di circa All'interno della camera di combustione, qualcosa del sì, genere. 2500, in altri tipi di motori anche 3000, e poi questa energia, diciamo, termica va convertita in energia cinetica, che non è nient'altro che la spinta. Questo compito è dato all'ugello, che è altro che un ugello, quindi ha una forma all'inizio convergente e Come un quindi, imbuto. esatto, un po' come un imbuto. Questo imbuto accelera moltissimo il flusso finché non arriva alla velocità del suono, quindi stiamo parlando di una velocità molto alta. E dopo che arriva la velocità del suono, per accelerarlo, ci sono delle leggi della fisica che ci dicono che non dobbiamo più continuare a stringerlo, ma dobbiamo farlo espandere. Un imbuto Quindi, al contrario. esatto, quindi abbiamo un imbuto che stringe, il flusso arriva alla velocità del suono, poi un imbuto che allarga e il flusso continua ad arrivare e arriva a velocità supersoniche, quindi parliamo di 3-4 volte la velocità del suono. A questo punto abbiamo tanta massa che sta uscendo molto velocemente e questo crea la La spinta. spinta. Possiamo immaginare anche, viste ad esempio le temperature, le pressioni che raggiungiamo, quanto sia difficile effettivamente progettare e realizzare qualcosa che non si disintegri banalmente. In 5-6 secondi di Esatto, poco. Edoardo lo sa bene perché lui ha gestito tutta la produzione e Sì. lo sviluppo del vano motore di Gemini, e in particolare la camera di combustione, se non ricordo male, è stato un problema particolarmente interessante da Abbiamo avuto gestire. grossi problemi a gestire la temperatura all'interno, non al, più che all'interno della camera, all'esterno della camera, perché la camera per motivi di peso è fatta in alluminio. L'alluminio è un materiale morbido e leggero, che diciamo non è molto compatibile col calore. E quindi dobbiamo praticamente collegare un pezzo a 3000 gradi, l'ugello, con un metallo che a 200 gradi inizia a non reggere più i carichi al quale noi lo sottoponiamo. E quindi utilizziamo a metà degli isolanti termici, anche di tipo ablativo, come ci spiegherà poi Francesco, che sono in grado di dissipare l'energia e far funzionare tutto correttamente. Ecco, vediamo adesso che i ragazzi stanno portando la bombola di ossidante. No, la stanno portando via? Stanno facendo, la stanno spostando. Sì, allora, in realtà vedete, Hanno già. diciamo, nella parte sinistra del video, nello sfondo c'è una sorta di treppiede un po' particolare. Quello è perché, come vi dicevamo, il protossido, quindi il nostro ossidante, è all'interno di serbatoi, però, ovviamente, essendo un liquido, è nella parte bassa del serbatoio, mentre nella parte alta c'è del gas. Perché è un gas autopressurizzato.
tante. Esatto, il vantaggio del protossido è che... Dobbiamo ricordare ai nostri spettatori che cos'è un gas autopressurizzante. Significa banalmente che a temperatura ambiente, per esempio, se viene confinato all'interno di un serbatoio, quel liquido lì sviluppa talmente tanto vapore che si pressurizza da solo. Quindi noi lo teniamo dentro quella bombola e senza, diciamo, agire in maniera attiva, lui si pressurizza circa sui 70 bar a temperatura ambiente. Quindi è molto pratico perché vuol dire che non abbiamo bisogno di, per esempio, una pompa per tirarlo via, perché possiamo usare questa grossa pressione per farlo spingere una volta che... Tipo la pentola a pressione, che hai dentro l'acqua che ha più di 100 gradi, però sviluppa pressione da sola per tenersi liquida, diciamo. Esatto. L'idea è più o meno quella, solo che invece che avere a 100 gradi noi ce l'abbiamo a pressione ambiente. Un'altra cosa che va ricordata è che la temperatura ambiente gioca un ruolo fondamentale. Forse è il Assolutamente. motivo per cui stavano portando via la bombola prima. Noi chiediamo alla competizione diverse bombole e cerchiamo di arrivare al lancio con le bombole alla temperatura più alta possibile. Ovviamente non si parla di tanti gradi, temperatura ambiente, Sì. però si vede che i ragazzi hanno scelto quella bombola che c'è adesso appesa perché era la più calda tra le due. Chiaramente più è calda la bombola, più la pressione è alta, e quindi tu hai un range di temperature, diciamo, tra i 20 e i 30-40 gradi, dentro il quale la Diverso. pressione della bombola è accettabile per il nostro scopo. Esatto, e poi più è alta, meglio è perché abbiamo più pressione, quindi meno difficoltà a fare i rifornimenti. Questa è infatti una difficoltà aggiunta perché noi dipendiamo dalle condizioni esterne, diciamo. Quindi se la temperatura fuori è troppo bassa, vuol dire che questo liquido si pressurizza troppo poco e non ha abbastanza energia per poi spingersi dentro la camera di combustione in maniera efficace. D'altro canto, per esempio, noi facciamo dei test durante l'estate per provare il motore, ci sono dei giorni in cui è talmente tanto caldo che la pressione sale sopra una certa soglia che noi riteniamo quella sicura e quindi dobbiamo, in maniera sempre remota, svuotarlo un pochettino per far uscire un pochettino di questo gas, farlo raffreddare e tornare in delle condizioni operative. Quindi è, diciamo, è un altro parametro in cui... Esatto. Comunque, dicevamo che c'era quella specie di treppiede che non è altro che un sistema per ribaltare questa bombola, perché ovviamente la bombola ha una valvola di accesso sopra, però il liquido sta sotto perché è più pesante, e quindi banalmente la ribaltiamo per accedere al Lì liquido. non la vediamo, ma la bombola è come una bombola comune da saldatura, quindi classica Sì. cilindro con il cappellotto sopra, Classica bombola comprata. sopra la valvola che si apre. Vedete che lì è, diciamo, dorata perché abbiamo messo sopra una coperta termica di quelle Per primo comunemente, soccorso. esatto, di primo soccorso, Sì. perché aiuta a mantenere il calore all'interno e quella giornata si vede che era particolarmente fredda. Abbiamo detto prima che è stato molto maltempo e quindi i ragazzi stanno facendo di C'è anche tutto. vento, si vede dalle magliette che si muovono, quindi Sì. anche il vento assolutamente non aiuta. Bene, quindi siamo arrivati alla fase pre-rifornimento, i ragazzi hanno già capovolto la bombola, stanno facendo tutte le connessioni elettriche e idrauliche senza ovviamente aprire la bombola commerciale. Subito prima di abbandonare il launchpad, infatti a un certo punto delle procedure c'è un passo chiamato free the launchpad, quindi Vedete? liberare il launchpad, la rampa di lancio. A quel punto l'ultima operazione che si fa è quella di andare ad aprire la bombola commerciale. Esatto, perché ovviamente il rifornimento viene fatto in automatico, dobbiamo manualmente aprire quella commerciale che non mette in pressione i nostri sistemi, quindi diciamo la parte pericolosa, però ci permette poi da remoto di azionare. Esatto. Tutto questo, diciamo, tutti questi passi sono seguiti da procedure. Vedete il ragazzo con i capelli lunghi, che ha una sottospecie di libro in mano, una penna, lui segna punto per punto quello che va fatto per essere sicuri di non dimenticarsi i passi e di non farsi male. Esatto, va ricordato che nella ground station abbiamo personale da diversi dipartimenti, quali ovviamente propulsione per quanto riguarda il rifornimento motore, controllo. Mission analysis per quanto riguarda gestione degli algoritmi di bordo, traiettoria di volo, simulazioni. E poi abbiamo ovviamente il ragazzo a destra che si occupa della live, quindi quella che stiamo vedendo adesso, che stiamo facendo adesso, e software ovviamente per effettuare tutte le operazioni legate appunto ai sistemi. Bene, ora direi che possiamo procedere oltre. Salutiamo Francesco che si riunirà noi dopo per la Esatto, fase di rifornimento grazie effettivo. per l'attenzione. Ci rivediamo dopo e chiamerei il nostro primo ospite di oggi, Alessandro, vieni pure.
Alessandro. Ciao Alessandro, presentati e dici cosa fai. Allora, io sono Alessandro Curci, sono nel Dipartimento di Recovery, nell'IPT, quindi nel progetto di Parafui. Ok. Quindi noi ci occupiamo di tutta la parte del rientro del razzo, in particolare sia il launcher sia il payload. Parafoil, penso ne parli. Sì, l'abbiamo già accennato prima il parafoil, però direi che magari adesso parliamo in generale di recovery mm-hmm. e poi ci focalizziamo un pochino di più sul parafoil, visto che certo. è quello che hai seguito durante tutto l'anno. In generale la fase di recovery è strutturata in modo tale da arrivare all'apogeo col razzo, si stappa, quindi si separa l'ogiva dal launcher, si separa l'ogiva dal launcher, recuperiamo queste due parti in due maniere differenti. Entrambe utilizzano un drog, quindi facciamo una prima fase di discesa con un drog, che è un piccolo paracadute, che ci aiuta a stabilizzare la discesa e diminuire le forze d'apertura in apogeo, che sono essenzialmente la nostra più grande preoccupazione. Perché come funzionano? Perché essenzialmente più veloce vai e più grande il tuo paracadute, più avrai uno snap, quindi un forte impulso che rischia di danneggiare la struttura elettronica del razzo. Ha ricordato infatti che il nostro razzo, quando arriva in apogeo, si sta muovendo in avanti. Poi noi spariamo via la punta e tutto il razzo deve capovolgersi, esatto. perché il paracadute esce dal davanti, poi si orienta col vento e quindi deve girare tutto il razzo. E il timing di questa operazione è estremamente importante, perché se nel caso in cui dovessimo fare anche 1-2 secondi di caduta libera dopo l'apogeo, le forze di apertura aumentano enormemente e rischiamo. Perché andiamo molto più veloce. Esatto, esatto. Letteralmente spezzeremo metà il razzo, esatto. in alcuni casi molto poco simpatici. Ovvio, noi facciamo simulazioni, cerchiamo sempre di trovare la condizione più importante a livello di carichi strutturali. Poi ovvio, quello che succede nella realtà è sempre difficile da prevedere, quindi cerchiamo sempre di stare abbastanza larghi, teniamo margini di sicurezza, ma se per sbaglio il razzo dovesse cominciare a cadere in caduta libera per troppo tempo, sarebbe troppa velocità esatto. e ci sarebbe il rischio di... Noi facciamo quello che più che possiamo fare, però... Ovvio, yeah. poi abbiamo diversi sistemi di ridondanza nel sistema, siamo in grado di garantire un certo grado di confidenza nell'aprire o meno. E come hai detto tu... Utilizziamo diversi fattori di sicurezza. Per esatto. di avere. Inoltre, per esempio, noi dimensioniamo i drog per... facciamo delle simulazioni con MSA. Mm? MSA, Mission Analysis. Ogni tanto le sigle noi le diamo per scontate. Ci pensiamo noi a ricordarle. E quindi noi otteniamo... Facciamo delle simulazioni delle Monte Carlo, quindi... Quindi le simulazioni Monte Carlo che cos'è? In pratica si fornisce al software un certo quantitativo di parametri e il software comincia a fare simulazioni combinando tutti questi parametri e si ottiene quindi un grosso insieme di risultati che si possono guardare, si possono fare statistiche su questi risultati e vedere fuori e tirare fuori da questo insieme di numeri quali sono le combinazioni più probabili di fatti che accadono. Una sorta di distribuzione di scenari. Esatto, se cerchiamo chiamarlo. Di creare una distribuzione di eventi da cui noi che usiamo per dimensionare. Esatto. Vediamo qual è la cosa più probabile che succederà in volo. Noi ci mettiamo nello scenario peggiore di questi e dalle nostre simulazioni, per esempio, noi dimensioniamo i drog per 70-75 metri al secondo in apogeo. Quant'è invece in apogeo? Per esempio a Roccaraso abbiamo ottenuto, eravamo a circa 20 metri al secondo di velocità. Di norma, quindi tra verticale e orizzontale. E cosa succede se sbagliate la simulazione e superate la velocità a cui l'avete progettato? Non siamo più, ovviamente noi teniamo dei fattori di sicurezza, però non siamo più sicuri al 100% che le forze di apertura siano all'interno del range che noi abbiamo dimensionato. Quindi ora si rompe in due, potrebbe, paracadute... è sempre più probabile che il razzo si rompa, diciamo così. Il vostro lavoro è indistruttibile, si sa. E poi quindi... anche a livello di materiali comunque, cioè non li costruite, che ne so, della stoffa, no, dei vestiti. Sono materiali specifici, sono tessuti specifici, corde specifiche. Sono tutti tessuti, si chiama in gergo military grade, quindi sono tessuti che sono studiati e testati. E quindi il costruttore ci assicura che tengano fino a un po' di sforzo. Poi va anche detto che la tecnologia poi è quella che effettivamente si usa sui paracadute delle persone.
sia persone sia military drop di oggetti, quindi sono abbastanza reliable da quel punto. E quindi noi ci teniamo un grosso fattore di sicurezza che ci permette, diciamo, di essere abbastanza sicuri dal nostro lato. Stiamo parlando prima della fase di recovery. Sì. Dicevo che noi utilizziamo due double stage, quindi sia per il launcher, che è la parte che tira sul RAM, sia per il payload, che è il vano in cui viene allocato l'esperimento scientifico. Ok, definiamo per i nostri spettatori che cos'è un double event, doppio evento. Double event vuol dire che ci sono di fatto due paracadute. Uno più piccolo, come abbiamo accennato prima, si apre in apogeo e stabilizza la discesa. E uno più grande, che nel caso del launcher fa in modo tale da avere una velocità di discesa adeguata, tale da non danneggiare il razzo. Ovviamente il nostro... Guardando adesso sullo schermo. Qui... Cos'è che stiamo vedendo? Stiamo vedendo l'intero sistema recovery, si dice, noi diciamo preintegrato. Vuol dire è quello che poi viene di fatto inserito all'interno del razzo prima della partenza. Partendo dal basso, in basso a sinistra, c'è uno swivel, che è un collegamento tra paracadute principale e razzo, ed è libero di ruotare sul suo arco. In modo tale che se il paracadute e il razzo, tra paracadute e razzo c'è moto relativo, quindi ci potrebbero essere dei attorcigliamenti, ordini, viene appunto liberato questo grado di libertà e quindi non si creano tensioni. Perché se no rotoli il paracadute, si chiude, esatto. Il paracadute. Rischieremmo di attorcigliare tutto insieme e di cadere molto male a terra. Quindi poi c'è questo elemento meccanico, ci permette di fare questo. Poi vediamo la shock cord, che è la corda che effettivamente assorbe tutto. Cos'è quel cordone arancione? Esattamente. Che vediamo in basso. A fianco c'è il sistema di rilascio del paracadute. Che ce ne sono due, tra l'altro. Sono in parallelo, quindi ridondanza anche qui. Abbiamo due sistemi diversi, un releaser SRAD, ovvero fatto da noi. E un Cypress COTS, che esatto, quindi è off the shelf, comprato. Sono due sistemi che si attuano in parallelo, con due elettroniche diverse, e hanno due funzionamenti diversi. Il releaser è essenzialmente un pistone che rilascia il cordino, che questa fase di rilascio c'è tra drog descent, che effettivamente il drog tira la DPL. La DPL? La DPL è la deployment bag, che è la... È il sacchetto dentro cui il contenitore dove esatto, è presente il paracadute. Paracadute. È piegato in modo tale da avere delle... in maniera, diciamo... Intelligente. Esatto. Per evitare attorcigliamenti durante la fase sia di attorcigliamenti, sia è anche molto importante per quanto riguarda le forze di apertura, perché una piegatura corretta garantisce un dispiegamento corretto e ordinato. Anche un corretto. Noi carica gradualmente la struttura, cioè esatto, si apre gradualmente, quindi carica gradualmente la struttura. Noi preferiamo che si apra piano piano, non tutto di colpo, giusto? Esatto. Mentre vogliamo evitare degli impulsi molto forti. E quindi il drog tira sulla DPL, ma è fissato tramite un cordino che passa dal release. E nel momento in cui noi decidiamo un'altitudine prima del lancio, caso per esempio il carasso erano 350 metri nel caso del main, quando viene mandato l'impulso c'è una carica, fa scendere il pistoncino, c'è un cordino che è tenuto appunto in posizione dal pistone, quando il pistone scende il cordino e viene tirato fuori il paracadute. Perché si apre il paracadute libero di aprire. Sì, si sfila tutto dalle piede. Poi andando su, quindi andando verso destra. Cos'è che è quella matassa bianca? Una tassa bianca è l'altro drog. Quindi prima dicevamo che abbiamo recuperiamo con due paracadute diversi, payload e launcher. Quello di cui abbiamo parlato prima, quello più grande della parte del launcher, che è, giusto per dare delle informazioni, l'ordine di grandezza, si tratta di circa 20-25 kg. Quanto è grande il paracadute del... Sono 14 metri quadri, cruciforme. Okay. Cruciforme, quindi è una grossa croce fatta di tessuto. Quanto è larga più o meno la croce? Sono circa 3 metri. 3 metri, ok. Quindi è un bel paracadute. Una bella maglietta a piegare per metterlo lì dentro. È molto, molto faticoso. Devo dire molto faticoso. Tra l'altro una particolarità è che noi i drog li mettiamo uno dentro l'altro, giusto? Questa esatto. Cosa questo abbastanza carina.
diciamo, lo facciamo essenzialmente per garantire che non ci siano problemi durante la fase di decoupling, quindi di attaccamento tra le due sistemi. E quindi questo consente di far sfilare via il drop del payload senza che si attorcigli attorno all'altro. Sono tenuti insieme tramite un cordino a rottura, 5 libre. E quindi la particolarità di questo è diciamo, fatto in modo tale che una volta raggiunto il carico di 5 libre... Ok, quindi è tarato, diciamo. Tarato, quindi è un carico minimo in modo tale che durante la fase di ascesa con vibrazioni o comunque mentre spostiamo il sistema non si rompa. E appena viene stappato l'ogiva, tira via il drog con una forza minima. Quindi è abbastanza resistente per poter riuscire a estrarre il sistema tutto il razzo, ma non abbastanza da diciamo, esatto, legare insieme indissolubilmente, esatto, le due metà. Esatto. Tra l'altro notiamo adesso che siamo scesi sotto l'ora, di meno 59 minuti e 47 secondi adesso, vuol dire che ci stiamo avvicinando effettivamente al lancio vero e proprio. Bene, parliamo un pochino della vela, visto che è una cosa abbastanza particolare che non fanno. Perché abbiamo scelto di implementare una vela? È un sistema più complesso di recupero rispetto a un paracadute normale. La grande differenza è che non è una sorta di profilo alare fatto di tessuto, e questo consente di generare lift e di essere direzionabile, controllabile. Come paracadute per persone. Esatto, come se fosse un mini paracadutista, esatto, che scende. È quello che poi stiamo cercando di fare anche noi per controllarlo effettivamente. È tutto. Quindi oltre che rallentare la discesa, manda avanti anche esatto, nostro carico pagante. Bisogna specificare che è tutto fatto da algoritmi on board, quindi noi non controlliamo da remoto. Non abbiamo il joystick. Esatto. Purtroppo, per fortuna. La competizione ci vieta di controllare in maniera attiva il nostro razzo, esatto, quindi tutto quello che riguarda le traiettorie deve essere gestito autonomamente dal software di bordo. Noi da remoto non possiamo fare niente. Chiaramente la nostra vela ci dice dov'è col GPS, esatto, ci dice cosa, esatto, sta facendo, esatto, più o meno. Poi è compito del computer capire come attuarla per arrivare a un certo punto stabilito. Ci sono degli algoritmi ad hoc che noi testiamo durante tutto l'anno e quindi che ci permettono, diciamo, li abbiamo testati e ci permettono di raggiungere il target con... Pratezza. Com'è che li testate questi algoritmi? Avete fatto un setup sperimentale? Comunque voi ragazzi di Recovery avete fatto sempre un sacco di campagne sperimentali durante l'anno in cui si lancia il test e si vede che cosa succede. Esatto. E poi si imparano tutti gli algoritmi, si vedono i risultati del test, si capisce cosa è successo al momento e poi si va a correre. Diciamo che è la complessità del sistema Parafoil che, oltre ad avere la preoccupazione di dover riportare giù in maniera corretta e affidabile il sistema, devi anche tunare in modo tale da che sapere dove stai andando sia performante. Ascolta, scusa, finisci pure. La fase di testing l'abbiamo portata avanti da circa 8 mesi circa. E quindi abbiamo fatto un grande lavoro. Esatto. Da questo punto di vista Ascolta, riusciresti a spiegarci come viene attuata la vela? Perché i paracadutisti, quando vogliono sterzare, diciamo, tirano un cordino da un lato. Noi come facciamo? Noi cerchiamo di simulare questo movimento. Lo facciamo attraverso dei servo attuatori che fanno girare delle carrucole. Mm-hmm. E le carrucole tirano gli estremi della vela. Quindi, estremi, insomma, posteriori. Andiamo a replicare il movimento fa il paracadutista tirando con dei servomotori comandati dalla nostra avionica di bordo, che vediamo adesso a schermo. Sono quei due blocchetti bianchi e neri che vedete. Esattamente. Lì ci sono le carrucole e ci permettono di avere un'escursione di circa 20 centimetri. Ancora una volta, per dare degli ordini di grandezza, la massa che riportiamo giù, il carico pagante, è circa 5 kg. La vela ha una corda di 80 cm e un wingspan. Quindi è larga 80 cm, è alta 80 cm e larga circa 2 metri e mezzo. Okay. Okay. Quindi questo ci permette di avere una discreta manovrabilità della vela. E invece, perché quando io tiro una corda, la vela sterza?
che cosa succede alla vela quando tiriamo la corda? Cambiando il profilo creiamo una simmetria, perché ovviamente la vela è simmetrica. È come se fosse l'ala di un aereo, insomma. Una singola ala. Cambiando il profilo cambi la geometria, crei una simmetria. Cambia il bilancio di forza. E in particolare, per esempio, se tiriamo il cordino destro, e andiamo a destra, che è come se ci fosse una deflessione del lato posteriore. È come se stessimo pilotando un aereo, insomma. Noi muoviamo delle superfici sulle ali, cambiamo la direzione delle forze delle ali e anche l'intensità, quindi facendo questo riusciamo a cambiare l'assetto di tutto. Possiamo notare a schermo un'altra cosa nella parte inferiore del payload. Abbiamo detto ovviamente i servomotori, che vedete lì al centro con le carrucole. Poi abbiamo i punti H, sono quei sistemi di viti argento piuttosto grosse, abbastanza che si vedono... grossi, sì. E cosa sono i punti H? Perché ci importa così tanto averli grossi e resistenti? Sono... Senza loro non torneremo giù. Esatto. Tutto il sistema è attaccato ai punti H. Sono due shock cord, nel caso del parafoil, non uno. Che appunto prendono tutto il carico in apertura e mantengono il vincolo tra paracadute. Quindi insomma sono quella parte che si occupa di scaricare sulla struttura, sì, tutti gli shock che prende la vela, giusto? Assicurano il collegamento tra paracadute. Ok. Ultima cosa che vediamo nel vano nella parte inferiore del vano payload è una telecamerina, perché ovviamente anche in fase di test è di fondamentale importanza vedere in che modo si apre la vela, quali sono le dinamiche dell'apertura, perché guardando quelle, adesso me lo confermerai anche tu o meno, si può capire se la vela era piegata bene, giusto? Sì, non soltanto, diciamo che ci sono, il paracadutismo è fatto di probabilità, diciamo così. E quindi una piegatura corretta diminuisce le probabilità che ci succedano incidenti, ma ai paracadutisti succedono. Però a noi interessa, facendo molti test ripetuti, interessa avere una telecamera che punta verso la vela proprio per accorgerci di errori che magari di cui noi non eravamo a conoscenza, ma che possono, diciamo, presentarsi ogni volta. Anche perché noi ovviamente vediamo l'apertura. E poi però vediamo anche quando le cordine vengono tirate, come cambia la forma della vela, riusciamo a vedere se sta succedendo effettivamente qualcosa. E poi possono succedere sempre problemi, magari c'è il test in cui c'è un cordino che è danneggiato, non te ne ho prima, si è rotto in volo e... Ma quanti cordini ha la vela? Sono un bel po', sono 40 cordini. 40 cordini? Sono 40 cordini. Un bel po' di corda. Ma una bella matta... solo due poi? Sì, sono solo due. Okay. Però che poi sulla parte finale della vela si... dividono in una sorta di raggiera che permettono di tirare in maniera più uniforme. Quindi spostate grosse, esatto, aree per poter dare, come dicevamo prima. Va bene. Ti ringraziamo molto per il contributo, per averci spiegato meglio come funziona il payload. E direi che adesso possiamo passare al prossimo intervistato, che sarà Federico. Grazie mille Alessandro, grazie, ci vediamo. Ciao ragazzi. Nel frattempo, mentre cambiamo il nostro intervistato, ci tengo a ringraziare tantissimo tutti i nostri partner che supportano il progetto e anche ovviamente il Politecnico di Milano e il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale, che ovviamente senza di loro noi non saremmo qua. Quindi grazie mille a tutti per il supporto. Grazie, grazie. Federico, bentornato. Ciao a tutti. Sei già stato insieme a noi a Roccaraso, adesso siamo qua di nuovo. Fa un pochino più caldo, si sta meglio, c'è meno vento, e niente. Esatto, cioè, molto, era molto, molto meglio per condizionamento. Allora, vediamo un attimo. Magari ragazzi... dei ragazzi là non so perché col metodo di guiglione, so, no, però noi meglio, sì. Mi sa che stiamo meglio noi qua. Sì. Vediamo un attimino cosa stanno facendo i ragazzi prima di cominciare con l'intervista vera e propria. Ok, hanno pressurizzato la linea di rifornimento e adesso... Oh, ok, hanno già lasciato il launchpad, quindi... è già stato dato il free the launchpad, il comando, e quindi stanno camminando verso la zona sicura. Nel frattempo vediamo lì a destra il connettore di rifornimento collegato. Quello viola. Esatto, quello viola, rosso e blu. E è semplicemente un meccanismo che quando gli viene dato un comando, tra l'altro l'hai sviluppato te. Sì, l'anno scorso. Insieme ai ragazzi di propulsione. E quando viene dato il comando, cosa succede? Il servomotore attua un certo sistema che sgancia... il connettore all'interno del razzo. Poi cosa succede?
ovviamente è attaccato a una corda, il connettore cade e quel pannellino, chiamato pannellino 2, come vedete, si richiude a molla e scatta in posizione, bloccandosi per il volo. Allora, Federico, l'altra volta abbiamo parlato di ARP. Ci ricorderesti, magari per gli spettatori che non hanno seguito Rock Caso, che cos'è ARP e a cosa serve? Perché lo sviluppiamo? Allora, ARP, tra l'altro, vediamo l'altro adesso qua, che vediamo in figura, è l'acronimo che usiamo per il sistema di antenne che chiamiamo Autonomous Rocket Pointer, ovvero un sistema che usiamo per puntare automaticamente le antenne a razzo durante il volo. Ma perché bisogna puntare l'antenna a razzo? Bisogna puntare l'antenna a razzo per poter prendere telemetria durante il volo, perché a parte per sapere cosa sta facendo, comunque non si ha la sicurezza che magari l'elettronica a bordo funzioni, quindi è comodo avere un backup a terra che ci dice ok, cosa è successo, come l'elettronica si è comportata, oltre anche al feedback video delle quindi telecamere. Quindi puntandogli alle tour sei in grado di comunicare meglio con il razzo. Esatto, comunicare meglio, nel nostro caso la comunicazione durante il volo è solo ricezione, quindi ovviamente non trasmettiamo, però durante, per esempio, quando il razzo è in rampa, possiamo, come dire, anche comunicare con lui per farlo passare nelle varie fasi del computer di bordo, quindi aspettarsi che entri il fotossido, siamo nella fase di refueling, sono nella fase di armato, durante la fase di razzo in rampa possiamo anche comunicare, dopo è solo ricezione. Inoltre, come si vede nel video, oltre al set di antenne, quindi la Yagi, che è quell'antennona simile alle antenne che avete sul tetto, esatto. E oltre a quel quadrato bianco, che è un altro tipo di antenna e serve per ricevere delle feedback video delle telecamere, c'è però anche proprio una telecamera che ha lo scopo di riprendere ARP, di riprendere il razzo sia durante il volo che anche durante le fasi di integrazione in rampa. Cioè, è utile per, mi ho scontato che è utile anche durante le procedure, perché non è sempre detto che ci sia comunicazione con le antenne, con le walkie-talkie, diciamo. E quindi è comodo anche per, nel caso di live e delle procedure, che magari non ha il feedback di chi è in rampa, però riesce a vedere attraverso la telecamera che le procedure stanno avanti. Sì, perché ricordiamo che comunque siamo a 600 metri, esatto, dalla rampa, sì, quindi esatto. Non è esattamente facilissimo occhio nudo vedere quello che quindi avere succede. Una telecamera che ha un'ottica, vuol dire un campo focale molto lungo e comodo. A Rock Caso va ricordato che eravamo a circa 150 metri di distanza, mentre invece qua a Euroc siamo a più di 600 metri. Quindi poter vedere bene è comunque fondamentale. Poi c'è anche il feed video che arriva da tutte le telecamere disseminate per il launchpad, però avere proprio il feed dalla ground station, che può essere comandato dalla ground station, è comodo. Poi ovviamente oltre a questa telecamera ci sono altre telecamere che, come si vede durante la live, che inquadrano il razzo, però era in questo caso un'aggiuntiva che vede ragazzi, è comodo. Poi, quelle telecamere in rampa sono fisse, esatto, quella lì si muove. Si può muovere, specialmente a Euro, che è comodo, visto che magari si lavora con altri team assieme, dove che lavorano su altre rampe, quindi possono esserci problemi con le radio e interferenza. E puoi vedere cosa fanno anche gli altri team, se hanno problemi. Sì, esatto. Tra l'altro non abbiamo ricordato, abbiamo detto che montiamo una Yagi, che è quell'antenna che ha quella forma abbastanza particolare, esatto, con i baffi. Quella... Ma perché dobbiamo puntarla, questa antenna? Perché è un tipo di antenna che viene detto antenna direzionale. Cioè, possiamo classificare le antenne in due tipi, quelle omnidirezionali e quelle direzionali, che hanno i propri pro e contro. Quelle omnidirezionali riescono a prendere il segnale da tante direzioni, quindi tra l'altro la vedete lì dietro, è un'antenna omnidirezionale, forse se si vede, non lo so. Esatto. No, non si vede. Non si vede da qui. Okay, vabbè. Beh, diciamo che sono delle antenne che riescono a prendere il segnale da tutte le direzioni, non importa dove proviene, riescono a riceverlo. Il problema è che non riescono a ricevere bene, cioè la qualità, come dire, si... Cioè lo prendono da tutte le direzioni, ma male. Esatto, cioè si guadagna in direzione, ma si perde in qualità. La Yagi e altre antenne direzionali hanno questo vantaggio, che sono direzionali, quindi si paga questo costo, però riescono a prendere molto bene. Hanno dei, diciamo, lobby delle antenne, sono molto direzionali. Specialmente anche l'antenna, quella quadrata, è ancora più direzionale. Per prendere il feed video. Sì, per questo che vanno puntate. Per questo vanno puntate. Se li dall'altra parte non riesce a... Infatti ARP viene un po' come soluzione a quello che viene fatto normalmente, ovvero che è puntarle manualmente. Sì, delle Yagi o delle antenne direzionali e si puntano manualmente a dove si pensa sia il razzo.
ARP vuole tentare di risolvere questo problema puntando perché a... Perché è un problema puntarle manualmente? È perché è facile, come dire, perdere di vista il razzo. O perdere di vista, se va, se va oltre le nuvole, è un problema che non si sa esattamente dov'è o cosa sta succedendo. E anche, banalmente, la fase, la prima fase di ascesa è molto rapida. Esatto. Anche l'operatore a mano che sta muovendo il cavalletto potrebbe sbagliare. Specialmente nella fase di ascesa motorizzata. È molto difficile. È un problema. Io mi ricordo, provavo col cellulare a registrare il razzo. È impossibile quasi. Esatto, difficilissimo. Infatti spesso i video delle telecamere vengono fatti in campo focale molto lungo, dove si riesce già a prendere tutta la... buona parte dell'ascesa, esatto, si può correggere. Il problema è di farlo da vicino, che non scusa, 600 metri è vicino, è dover seguire in tempo reale il razzo. Quindi, dimmi un po' come si muove questo sistema per poter seguire il razzo. Allora, forse si può intuire che ci sono due motori presenti sul sistema ARP, uno che permette di muoversi in orizzontale, diciamo, uno che permette di muoversi in verticale. Quindi può raggiungere, diciamo, può muoversi, può puntare tutti i punti su una sfera. E quindi questo gli permette di puntare dove gli viene detto, perché basta dire che muoviti tot gradi in orizzontale e tot gradi in verticale e i motori fanno... Com'è che riuscite a questo sistema di muoversi? Lì, diciamo, attraverso la... vedete che c'è una scatola, una box che noi chiamiamo, okay, montata dietro, che presenta tutta l'elettronica che comanda i motori. Quindi sono, nel nostro caso specifico sono dei motori passo passo, quindi dobbiamo dire, ok, vogliamo muoverci di tot gradi, 10 gradi a destra, quanti passi deve fare questo motore? E l'elettronica manda un comando al motore per permettergli di fare questo. Il problema però è capire come muoversi, perché... Ci sono vari modi per arrivare È anche capire, cioè, come dire, il problema è generare quei 10 gradi di muoversi a destra, cioè capire perché 10 e non 11, e ciò viene ricavato attraverso la telemetria che viene ricevuta. Il computer di bordo trasmette la telemetria attraverso il nostro computer di bordo, che usa un sistema sviluppato da noi che si chiama NAS, che capisce dove è il razzo, a che velocità sta andando. Questo algoritmo produce degli output che vengono trasmessi via telemetria, ARP li riceve, e qua dentro c'è tutta l'informazione del dove si trova rispetto alla rampa. Quindi, noi conoscendo la posizione della rampa, questo dispositivo, dov'è lui? Dove la rampa? Dove è il razzo? E da lì fa i suoi calcoli, capisce quanti angoli girare, quanto di girare gli angolo di pitch di io, e punta dove gli viene detto. Immagino quindi sia un grande sforzo, sia a livello di creazione di tutti gli algoritmi che fanno questo lavoro, ma anche a livello proprio software di implementare questa cosa. Esatto. Immagino non sia assolutamente una passeggiata. Più o meno, c'è anche da considerare il fatto che in questo caso la scheda, oltre a gestire tutto la parte di codice che può comandare il razzo, quindi... Scusami, siamo quasi arrivati al rifornimento, sembra che stia per partire. È partito, mi sa. Sì, stanno già vediamo stanno già riempiendo TARS running, che è il nostro sistema di rifornimento automatico, di cui poi discuteremo dopo varie temperature, le pressioni di ricarica. Comunque, insomma, adesso stiamo facendo certi cicli in cui noi cerchiamo di portare all'interno del serbatoio la quantità maggiore di liquido possibile, e per fare questo dopo Francesco vi spiegherà esattamente come facciamo. Potete vedere tra l'altro a destra nei due grafici, in quello in basso, la massa di ossidante che stiamo caricando, e questa massa dovrà salire fino a... Che sta salendo veramente con calma, e quindi esatto, ci dovrà un sì, po' è molto, molto lento, sì. Fare... Probabilmente, come abbiamo detto prima, fa freddo, quindi le pressioni sono basse, quindi... Sì, esatto. Dura tempo per caricare. Ricordiamo che dobbiamo arrivare a circa una decina di chili, sì, di ossidante caricato. Sembra che da un po'... Sta rallentando la velocità, quindi sì, ci vorrà un po'. Non è velocissimo, no, se la prende con calma. E vabbè, okay, insomma, dicevamo... Per quanto riguarda gli algoritmi e il software, che oltre le schede e le schede del software devono tenere conto non solo del fatto che ARP poi deve puntare al razzo, ma che ci deve esserci tutto il software che può, che deve gestire la comunicazione col razzo, quindi deve ricevere, mandare, poter mandare segnali e essere più o meno reliable. Questo deve essere affidabile, non è che devi impazzire una certa fare quello che poi vuoi. Poi ovviamente il sistema è molto ridondante, cioè non è solo ARP a poter comunicare, ci sono altre antenne e anche un'antenna che comunica con quello che si vede che è il carretto, che può attuare i comandi, quindi è estremamente ridondante, però quello che
ARP si vorrebbe fare è seguire il volo e essere anche il sistema con cui comunichiamo con il razzo mentre il rampa. Diciamo, ARP è uno dei tanti utenti che ascoltano quello che dice il razzo allo stesso tempo. Esatto. Perché magari ricordiamo un attimo le elettroniche. Purtroppo oggi gli elettronici sono tutti lì in Portogallo. Non abbiamo ospiti elettronici. Esatto, non siamo riusciti a trovare un ospite elettronico, però possiamo bastare gli avionici. Sei un buon elettronico, sei sempre avionico, quindi penso che riusciamo comunque a rimediare. Su che elettronica si basa tutto questo sistema? Perché noi abbiamo detto che abbiamo un razzo che trasmette, sì, e poi abbiamo tanti centri di calcolo, diciamo, che ascoltano. Sì. Abbiamo la ground station, abbiamo ARP, abbiamo tu le GS mobili, che sono dei palmari, sì, che si possono tenere in mano, che ascoltano anche loro quello che dice il razzo. Ma su che elettronica sono basati questi sistemi? Tutto ciò si basa su dell'elettronica che è stata prodotta internamente al dipartimento. Cioè, quello che fa per il team di elettronica è fare il design dell'elettronica. Quindi si riunisce, si vede quali sono le specifiche necessarie per GNC, quali, perché nel caso del nostro controllo, quali sensori ha bisogno controllo, propulsione, cosa ha bisogno che faccia l'elettronica. L'elettronica si interfaccia con tutti i dipartimenti e crea delle schede che soddisfino queste specifiche e vengono mandate in produzione da sponsor che ci aiutano nella produzione e ci aiutano moltissimo a abbassare i costi. Una volta che le schede sono arrivate, l'elettronica ha il compito di montarci i componenti, ovvero saldarle e testarle per garantire che funzionino. Ok. Poi una volta a quel punto sono testate, fatte, oltre poi a occuparsi di tutto il resto delle antenne, che è tutto un altro lavoro, sì, quelle vengono passate di mano agli ragazzi di software, che prendono in mano che prendono in mano le schede e scrivono il codice, che effettivamente poi dicono alle schede cosa fare, praticamente. Esattamente. Dicono, forniscono, l'elettronica fornisce il materiale, il grezzo, e il software, quelli di software scrivono: ok, scheda, cosa farai, cosa trasmetti sulla radio, come ti comporti se queste piste, diciamo, hanno tensione o non ce l'hanno. Tra l'altro, se non erro, noi in Skyward cerchiamo di sviluppare tutto anche a basso livello. Esatto. Non ci appoggiamo su sistemi già fatti, noi ci scriviamo tutto. Un fatto anche abbastanza interessante è che il nostro sistema operativo è un sistema operativo molto a basso livello, si chiama MyOSIX, è stato sviluppato da un professore qua del Politecnico di Milano, e tutto costruito in casa, e tanto ci permette di poter parlare con il creatore del sistema operativo. Quindi se troviamo dei problemi o vogliamo delle cose che vogliamo modificare o degli aggiornamenti che lui riesce a fare, e ci vuole aggiornare, possiamo farlo abbastanza in fretta, oltre a poter parlare con chi l'ha fatto. Quindi in qualche modo anche Skyward contribuisce al progresso di questo sistema. Certo, infatti, come dire, visto che siamo degli utenti, uno estensivamente questo sistema operativo, magari riusciamo a trovare dei casi limite in cui fa cose che non si erano pensate a priori, dire cose che magari non ovvie, che è normale durante lo sviluppo di un sistema operativo, perché è un progetto così complesso che non si può pensare a tutti gli edge case a priori, quindi proprio anche durante lo sviluppo di un sistema operativo normale c'è tutta una campagna di testing. Facciamo questo praticamente. Quindi come funziona? È un po'... Voi avete praticamente il sistema operativo che è la vostra base, con le fondamenta, da cui poi costruite al di sopra tutto quello che deve effettivamente fare. Il sistema operativo è ciò che interfaccia, diciamo, il codice con effettivamente l'elettronica. Il team di software dice al sistema operativo come gestire, come fare le cose, poi il sistema operativo le prende e le esegue e gestisce magari si chiamano concorrenze, cioè magari ci sono dei programmi che devono eseguire contemporaneamente, lui li gestisce perché potrebbe essere problemati di dire ok, devo fare queste due cose contemporaneamente. Faccio prima questa, nuovo ARP e devo capire cosa sta dicendo il razzo. Magari allo stesso tempo ho ricevuto la telemetria dal razzo, però devo fare dei conti per capire quello che mi ha detto l'altro. Deve gestire tutte queste cose contemporaneamente. Il sistema operativo fa anche questo. Quindi questo qua più o meno è il compito del dipartimento software. Esatto, software. Oltre a, come dire, gestire la live e anche il... le varie elettroniche del razzo, per esempio anche quella che chiamiamo rig,
che è l'elettronica contenuta dentro il Rig e Conrig, che sono il carretto, che gestiscono tutte le fiumi. Cioè, praticamente tu hai un'elettronica dentro qua, nello strumento che stiamo vedendo ora, dietro le valvole. Esatto, adesso stiamo guardando un'inquadratura dal basso delle valvole di tutta l'idraulica attaccata al carretto. Tutta questa idraulica qui è comandata da una scatola con dentro l'elettronica, che è la Rig. Che parla un'altra scatola. Rig. Tanto Rig, perché a noi ci piace un sacco gli acronimi. Rig sta per Refueling and Ignition. Ok. Per controllisti. Quindi Refueling Ignition parla con la Yes. Ok. Con la Ground Station, che è la Corrig. Con la Corrig, che è la valigetta. E qui si riescono, come dire, sono dei LED che indicano che è lo stato dei vari refueling, e c'è anche il comando di ignition. E c'è anche la possibilità di controllare manualmente, perché tra l'altro adesso sembra che lo stiano controllando manualmente il rifornimento, perché dovete vedere lì in alto che c'è quell'acronimo TARS. TARS per cosa sta? L'acronimo per Totally Automated Refueling System. Ok, quindi noi abbiamo un software, un algoritmo completamente automatico che gestisce il rifornimento. Esatto. Quindi attua le valvole nel modo corretto, che dopo Francesco ci illustrerà. Ci sono due versioni. Uno è in modo manuale, cioè a distanza si può controllare il funzionamento delle valvole. Che è quello che stanno facendo adesso, perché immagino TARS di sì. È fermo in questo momento. Che è TARS, viene chiamato in gergo TARS Zero. Invece poi c'è TARS 1, che è un algoritmo dove il carretto funziona in autonomia, cioè apre e chiude le valvole come ritiene necessario lui. Abbiamo visto prima che TARS automatico hanno provato ad accenderlo, però per qualche motivo l'hanno spento, probabilmente ha a che fare con... Probabilmente la pressione basta, sì. Perché chiaramente per sicurezza una certa, sì. Lui si ferma, esatto. Se vede che non riesce ad arrivare a un target, esatto. Di nastra caricata, immagino. Esatto. A Roccaraso abbiamo visto che il rifornimento è stato rapidissimo. Veramente rapido, credo sia stato, vuol dire, anche merito del cambiamento di valvole che c'è stato rispetto a Gemini. Esatto, sì, perché... rispetto alle valvole di Gemini abbiamo fatto un passo da gigante quest'anno. E c'è anche da dire che a Roccaraso carichiamo, cos'è che erano, 2 litri neanche. Sì, carichiamo 2-3 kg, sì, esatto. Di protossido. Chiaramente volando più in basso ne carichiamo meno. Esatto. Quindi a Roccaraso cosa ha fatto? TARS ha fatto un ciclo di apertura solamente. Sì. Qua quello che è successo è che magari la pressione è un po' bassa, TARS ha provato a fare più cicli, si è accorto che magari non riusciva ad arrivarci, e quindi ha detto fermi tutti. Che giustamente TARS guarda come varia la pressione in ingresso. Se vede che varia sotto un certo valore, si ferma. E considera, ok, esatto. Non entra più protossido in ferma. Dammi una mano, perché io... Poi giustamente sta a chi sta in GS... vedere la situazione, e per questo esiste TARS Zero, per poter sopperire delle situazioni adesso un po' bizzarre. Vediamo Federico, che è il ragazzo con gli occhiali da sole sulla testa azzurri, che è il responsabile di propulsione in Ground Station, che si è avvicinato agli schermi. Questo ci fa pensare che probabilmente stanno facendo refueling manuale. Mm-hmm. E questo refueling manuale come si fa? Si usa quella valigetta nera, la Corrig, nella Corrig ci sono tutta una serie di pulsanti, di interruttori, che permettono di azionare manualmente i vari sistemi sul carretto. Beh. Quindi, per esempio, aprire la valvola che fa entrare il protossido, chiuderla, o aprire la valvola del venting. Ma senti, com'è che fa la scatola sul carretto a dire al razzo di aprire il venting? Com'è che funziona questa magia? Dove ci sono questi elettronici? E allora, si vede... Forse sarà visto prima il cavo detto l'umbilical, che è un cavo attraverso il quale la Corrig, quindi nel caso tutto il carretto, riesce a comunicare col razzo, in cui si riescono a scambiare informazioni con l'elettronica, oltre che... È quel cavo che vediamo entrare a sinistra del componente viola sul razzo. Quello poi, quando il razzo parte, è un cavo magnetico, si stacca. Esatto. E quindi lì passano sia informazioni e comandi dell'elettronica, sia effettivamente il... Quindi abbiamo l'elettronica del carretto, che parla con l'elettronica del motore, che parla con l'elettronica del radio principale. È tutto comandato dall'elettronica della GS. Sì, è articolato di elettronica. Sì. Ecco perché è un lavoro che prende tempo e migliora col tempo di anno in anno, cioè non si fanno grosse rivoluzioni, cioè, un sistema che si può inventare in un anno. Sarebbe impossibile arrivare in botto a un sistema così, chiaramente. E tra l'altro poi, oltre ovviamente ai dati, alla comunicazione tra le varie componenti che abbiamo, noi
portiamo anche corrente perché ricarichiamo le batterie. Esatto. Se sono delle batterie sia sul carretto per alimentare le elettroniche caso manchi corrente, sia sul razzo per alimentare delle schede sul razzo. E poi il carretto è sempre in carica. Esatto, esatto. Ci viene fornito l'accesso alla corrente elettrica in rampa e quindi finché possiamo, se non ci sono problemi, noi continuiamo a caricare il carretto. Se dovesse andare via la corrente, cosa che a volte capita, è successo l'anno scorso con Gemini, non so se quest'anno è già successo, però di solito succede sempre, magari più team fanno certe cose che consumano una quantità assurda di corrente e il generatore che è sul campo a fornire elettricità dice... E chiaramente tutte queste elettroniche non siamo solo corrente, noi che usiamo tutte queste elettroniche, ma sono anche i nostri, diciamo, colleghi durante il lancio. Più che elettronica, secondo me le cose che consumano di più sono le coperte termiche. Sì, le pompe, abbiamo visto riscaldare, raffreddare... Esatto. Infatti Euroc pone molta attenzione adesso anche sul come comportarsi nel caso si abbiano folto o mancanza di corrente e come gestirle, perché magari si può avere un razzo pressurizzato e manca la corrente. Non puoi fare niente. Normalmente se hai il razzo che è lì in rampa, è tutto carico, pressurizzato a 60 bar, ma non hai più la corrente, non puoi tu effettivamente parlare col razzo, lui è lì carico, però è lì, cioè non puoi fare niente. Quindi un altro aspetto su cui si focalizza molto la competizione è la sicurezza. Esatto. Sotto questi aspetti. E come siamo messi? 7,45 kg, siamo ancora un po' indietro. La pressione è buona, devo dire. 50 bar, è un po' bassa per il 60 di target, ma... La pressione è leggermente bassa, però diciamo che ci si può lavorare ancora. La massa deve ancora crescere un po', perché questi 7,5 kg che abbiamo caricato non ci bastano ad arrivare a 3 km. Noi abbiamo bisogno che il serbatoio sia pieno fino a un certo punto di liquido. Almeno, perché chiaramente sennò... Esatto, altrimenti, cioè, non... Come dire, meglio poter spingere di più. Il MEA può spegnere il motore. Esatto, il MEA è l'algoritmo che spegne il motore. Esatto, è quello che si occupa dello spegnimento del motore. Senti, sì. Ma spiegaci un attimo come funzionano tutti questi algoritmi di MEA, ADA... Entrerò in un mare controllista pieno di acronimi. Esatto, una cosa sintetica. Andare con ordine, vero? Innanzitutto, il primo è il MEA, che è il Mass Estimation Algorithm, che cerca di stimare quando spegne il motore. Quindi, che regola usa per capire quando spegne il motore? Lui vede, ok, adesso sto andando a questa velocità, sono a questa posizione. Quindi, se io spegnessi adesso il motore... Andrei sopra i 3000 metri? Se la risposta è no, non ha senso spegnere il motore perché si andrebbe sotto. Quindi, se prendo un valore margine, che è 3200 metri circa, se la predizione che fa, propagando la velocità, la posizione, cioè, prendendo la posizione, velocità, eccetera, noi progettiamo per andare più in alto. Esatto. E poi facciamo in modo che il nostro sistema ci faccia andare più in basso. Perché gli aeroplani rallentano in basso, non è tanto spinto. E anche lo spegnimento... Va ricordato che il motore ibrido, una volta spento, nel nostro caso, non riusciamo a riaccenderlo. Non c'è neanche questione di throttling, quindi no, variare, esatto, quindi non possiamo gestire è semplicemente spinta. On-off. Esatto. Quindi quando riesce a capire, ok, se spegnessi adesso il motore, arriverei a 3200 nel nostro caso, o supererei, spengo. Una volta che si è spento, sale per inerzia, e quando la velocità è sotto... Tot, che penso sia sotto Mach 0,8, vorrei dire. Non immediatamente. Bene, quando la velocità è sotto un certo limite, può aprire gli aerofreni e controllarlo. Ma senti, ma è MEA Mass Estimation, perché per fare la predizione stima quanto pesa il razzo. Esatto. Okay. Serve sapere la massa e anche quanto protossido è uscito, giustamente. A quel punto, durante l'ascesa inerziale, sono due algoritmi che lavorano, ovvero il NAS... Okay. Navigation and Attitude System, che usa barometri, accelerometri, magnetometro, full pacchetto di sensori vari. Comunque sensore che è presente sul razzo per capire dove è il razzo, che velocità sta andando, come è orientato nello spazio. E l'algoritmo per gli aerofreni, che usa l'output del NAS, per capire, ok, sono in questa posizione, sto andando a questa velocità, quanto ho bisogno di frenare, che giustamente se mi trovo a 2000 metri... Non devo frenare, però se sto andando a 2000 litri, sto andando molto veloce, devo frenare tanto. Quindi, giusto per dare questa idea. Infine c'è l'ADA, che è Apogee Detection Algorithm, che
ha l'unico compito di stabilire quando è l'apogeo e leggermente anticiparlo per dar tempo a tutti i sistemi di espulsione di lavorare. Esatto. Cioè, praticamente è lei che determina il timing giusto per aprire tutti i sistemi di recupero di cui abbiamo parlato prima. Esatto, perché come avete detto prima è estremamente critico aprire in apogeo, non prima e non dopo, riduce molto gli sforzi dell'apertura. Aprire in apogeo. Sarebbe disastroso, esatto, sbagliare il timing di apertura. Quindi c'è proprio un algoritmo che l'unico scopo è beccare il momento giusto in cui aprire e usa i barometri. E volendo anche un pacchetto di sensori. Esatto. Volendo anche il NAS potrebbe fare questo, però avere due sistemi che possono farlo è comodo. Ovviamente si dà priorità a quello che è stato fatto apposta per questo. Perché? Ha volato un sacco di volte, è da diversi anni che lo usiamo, già da Pixis ma anche prima, simulato un numero incalcolabile di volte, siamo simulatore da mission analysis. Questo è praticamente il quinto volo che fa, esatto, questo algoritmo. Io personalmente poi mi sono occupato di tentare di fare sensor fall detection, che è quello, quindi tentare di gestire i sensori che si rompono, e anche con sensori che si rompono è reliable come è molto affidabile come sistema. Poi ovviamente ha dei limiti, dei sensori si rompono in modo catastrofico, esatto. E ha dei suoi limiti, però anche con grosse variazioni o varianza nelle misure dei sensori si comporta bene. Ok, va bene, grazie mille per essere venuto qua a presentare di nuovo e ci vediamo. Sì. Grazie mille, ciao. Richiamerei adesso Francesco, perché secondo me ci stiamo avvicinando molto al lancio. Ci spiega un po' perché ci stiamo mettendo così tanto a fare, esatto, il fornimento. Sì. Eccolo qua, Francesco, di nuovo. Anche perché abbiamo tutte le valvole chiuse che si aprono e si aprono. Sono un po' bagnato, scusate. Ha preso un po' di pioggia, come vedete, sta diluviando dietro di noi. Quindi, sì. Proprio come ad Euroc c'era il maltempo, adesso è venuto qui. Sì. Allora Francesco, sì. Stiamo vedendo un rifornimento manuale, prima di tutto, perché Tars è spento. E soprattutto è molto molto lento. Esatto. Secondo te, cioè, perché potrebbe essere? Spiegati lento? Prima perché bisogna fare tutta sta manfrina per rifornire, non possiamo versare il protossido dentro alla tank. Allora, innanzitutto, come abbiamo detto, il protossido è un liquido bifasico, quindi ha una pressione sua. Non possiamo semplicemente aprirlo come un barattolo, perché a quel punto inizierebbe ad evaporare fortemente, perché appunto non è ad alta pressione, esatto. Quindi lo dobbiamo fare con un sistema chiuso pressurizzato, che è la ragione per cui abbiamo un serbatoio comprato, una linea idraulica di rifornimento e poi il nostro serbatoio. L'altra problematica è che nel momento in cui noi iniziamo a caricare, il caricamento è passivo, quindi funziona perché da un lato abbiamo una pressione alta, dall'altro una pressione bassa. Se tu colleghi questi due serbatoi, il fluido scorre. Il problema è che man mano che scorre, l'altro serbatoio, quello sul razzo, si riempie e quindi la pressione sale. Arriviamo ad un certo punto in cui le pressioni sono uguali, quindi non c'è più un movimento netto di fluido, però il razzo magari è per metà riempito di liquido e per metà di gas, e a noi questa cosa non piace, noi lo vogliamo con tanto liquido perché ovviamente più massa per la combustione. Quindi quello che facciamo è aprire la porta di venting, che è null'altro che una valvola posizionata in alto sul razzo, butta via un pochino di questo gas, abbassa la pressione e poi permette... Ricordiamo che sullo schermo voi potete vedere lo stato delle diverse valvole. Abbiamo, esatto, la filling sotto e la venting sopra. Vedete che adesso c'è scritto venting closed, vuol dire che è chiusa. E quindi nel momento in cui apriamo la venting scende la pressione, buttiamo via il gas e quindi possiamo aumentare la quantità di liquido all'interno del razzo. Come dicevamo prima, dobbiamo arrivare intorno ai 9-10 kg, adesso vediamo precisamente quale sarà il valore a cui arrivano i ragazzi. Sta salendo piano perché ci possono essere più cause. Partiamo dal fatto che i serbatoi che usiamo ad Euroc sono diversi da quelli che usiamo di solito, quindi potrebbero avere banalmente un foro di uscita un pochino più piccolo. Un altro elemento che forse vedete dalla telecamera, adesso non lo riesco a individuare, però fa parte di quella linea, diciamo fluidica, è un filtro, perché ovviamente all'interno dei serbatoi magari vengono utilizzati tante volte, può esserci un po' di ruggine, un po' di sporco, e noi non vogliamo che entri nel razzo perché nel migliore dei casi, diciamo, dà un po' fastidio alla combustione, nel peggiore potrebbe addirittura bloccare le valvole o creare problemi. Quindi un'alternativa possibile a questo caricamento molto lento è che il filtro sia un po' sporco, perché il serbatoio era di base un po' sporco, e quindi
diciamo, si sia un po' tappato e il fluido passi più lentamente. Questo è sicuramente possibile. Magari anche qualcosa di plausibile, perché molti serbatoi tali sono in giro a 35 esatto, anni. Sì. Vengono banalmente venduti e quando, quando lo finisci lo restituisci, lo riempiono di nuovo e quindi... E non molte persone girano la bomba la testa in giù per usarle. Esatto, anche quindi... quello, la ruggine magari si deposita sul fondo, noi in più la giriamo e quindi diciamo è facile che ci sia tanto sporco. Sì. Senti, ma spiegami un attimo, non può essere il freddo che causa questo problema? Allora, il freddo potrebbe essere nel senso che nel momento in cui noi svuotiamo il serbatoio commerciale, riempiamo il nostro, stiamo espandendo questo liquido, quindi perde un pochino di energia e si raffredda. Questo fa in modo che la pressione a cui lui si autopressurizza, visto che si è raffreddato, si abbassi. Quindi ogni tanto capita che magari è talmente tanto freddo che dobbiamo stare semplicemente lì ad aspettare che si scaldi un po' e che quindi salga di pressione. È anche una possibilità, certo. Ci sono tante varie cause, fattori, ragione per cui esiste la modalità di refueling manuale. Se le condizioni ambientali della bombola e del filtro sono tutte nominali, allora il modello automatico, che ha funzionato anche Roccaraso, in pochissimi minuti riempie tutto. Però in casi in cui magari è freddo, il filtro è un po' tappato, possiamo procedere manualmente fino al momento. Duole un po' più di tempo, ma l'obiettivo che si raggiunge è lo stesso, esatto. E, tra l'altro poi, forse non mi ricordo se l'avevamo spiegato a Roccaraso, però... penso che valga la pena spiegare come facciamo a capire quanto liquido abbiamo nel serbatoio. Esatto, beh, allora, quanto liquido abbiamo, lì vedete che c'è un numero che indica la massa, questo è banalmente perché abbiamo a Roccaraso una cella di carico che pesa il razzo, è una sorta di bilancia che lo pesa, quindi ci dice quanta massa sta aumentando. Abbiamo sotto il razzo in piedi, il razzo è appoggiato su questa bilancia, okay. Diciamo. In più il treppiede che avevamo fatto vedere prima con la bombola appesa anche su una bilancia e quindi misuriamo sia quanta massa entra nel razzo sia quanta ne esce dalla bomba. Questo diciamo sistema un po' ridondante ci può aiutare giustamente a capire quanto ne stiamo entrando. E un altro parametro molto importante è la pressione. Come dicevamo prima c'è una pressione minima che ci serve per poter lanciare in maniera sicura. Nel nostro caso mi sembra fosse 45-46 bar, forse qualcosa cosa di più. Succede se la pressione è troppo bassa? Se la pressione è troppo bassa succede che nel momento iniziale magari ha abbastanza energia per spingere il liquido dentro la camera di combustione, ma man mano che il serbatoio si svuota la pressione ovviamente diminuisce perché si sta svuotando e quindi potremmo arrivare ad una pressione che è talmente tanto bassa che diventa pericolosamente vicina alla pressione che si è creata dentro la camera di combustione. E ovviamente il motore funziona solo ed esclusivamente se c'è ossidante, ma se per, diciamo... cedesse che la pressione in camera di combustione è più alta di quella che c'è nel serbatoio, non ci sarebbe più movimento di liquido dal serbatoio e quindi potrebbe esserci, diciamo, non un ritorno di fiamma perché abbiamo dei sistemi fatti apposta per impedirlo, però è una situazione quindi... si spegne. Esatto, si spegne, non funziona. E in più comunque man mano che diminuisce la pressione diminuisce anche la capacità dell'iniettore di fare tutte quelle, diciamo, goccioline, quindi di atomizzare, come dicevamo prima, e di conseguenza l'efficienza. Quindi il motore spinge meno. Spinge meno e spinge peggio, sì. Tra l'altro poi dobbiamo anche ricordare che man mano che il serbatoio si svuota, visto che il gas è autopressurizzante, deve comunque generarsi abbastanza vapore da mantenerlo in pressione. Esatto, esatto. Se avessimo diciamo, un serbatoio con dell'acqua e sopra del gas in alta pressione, nel momento in cui lo scarichiamo la pressione scenderebbe e basta, in maniera diciamo monotona, mentre con il protossido è un po' diverso, perché è vero che lo stiamo svuotando, quindi la pressione scende, però se la pressione scende lui si vuole autopressurizzare di nuovo e quindi inizia a bollire da solo. E quindi abbiamo questi due effetti che un po' si controbilanciano, da un lato la pressione scende perché si svuota, dall'altro prova a mantenersi alta perché il protossido funziona. Cioè più o meno si regola da solo la pressione del serbatoio. Esatto, alla fine diciamo il netto è che la pressione scende, ma non così tanto perché c'è il liquido che bolle. Esatto. Questo è un vantaggio perché ovviamente la pressione è mantenuta più alta, però è un grosso problema per esempio dal punto di vista modellistico. Nel momento in cui noi progettiamo il motore dobbiamo capire quanto ossidante entra, è fondamentale sapere come varia la pressione nel tempo. Sono fenomeni molto complessi di ebollizione, evaporazione, quindi quella è stata una sfida modellistica non da poco e con la quale ancora ci stiamo confrontando. E poi, tornando alla questione del rifornimento, noi adottiamo un pescaggio. Esatto. Che è semplicemente un tubo abbastanza
lungo a una lunghezza definita in fase di progetto, che scende all'interno dell'osservatorio e ha il compito di scaricare liquido quando il liquido raggiunge questa, la quota del tubo. Una sorta di sifone. Esatto. Come abbiamo detto prima, noi vogliamo che il serbatoio sia pieno di liquido, perché il liquido è molto più denso del gas, e quindi se vogliamo 10 kg di ossidante, se li abbiamo liquidi, occupano poco spazio, un serbatoio piccolo. Se fossero gassosi, il serbatoio sarebbe... Però non vogliamo che il serbatoio sia completamente pieno di liquido, perché a quel punto non avremo più quella parte di gas in alto che poi pressurizza e spinge via. Quindi c'è un equilibrio abbastanza fragile tra le due parti, e per garantire che questo equilibrio venga mantenuto c'è il pescaggio. Quindi sarebbe quasi peggio se noi avessimo un serbatoio completamente pieno di liquido. Assolutamente sì. Perché in quel caso, se lo svuotiamo, dovrebbe generarsi del vapore. Però sì, invece se abbiamo già del vapore è più facile generarne altro. Anzi, tanto più gas c'è, tanto più la pressione scende lentamente. Perché ovviamente se tu hai un serbatoio che è 90% di gas... si deve espandere poco per arrivare al 100%, quindi fa poco spostamento. Però ovviamente questo fa in modo che tu hai poco liquido. D'altro canto, se vuoi tanto liquido hai poco gas, quindi c'è questo equilibrio che va calcolato in maniera precisa per fare in modo che tu abbia abbastanza liquido da far andare il motore, ma abbastanza gas da spingerlo. Per garantire questo rapporto tra liquido e gas c'è questo tubicino. Come abbiamo detto prima, la valvola di venting, diciamo, butta fuori il gas, però non prende da in cima al serbatoio. C'è questo tubicino che va dentro, in basso, e che si ferma ad un'altezza precisa. Questo fa in modo che, quando noi vediamo che il venting sta scaricando non più gas, ma del liquido, capiamo che il liquido è arrivato a quell'altezza precisa, e allora possiamo finire. Esatto. Giusto per dare un ordine di grandezza ai nostri spettatori, se il pescaggio di Roccaraso era lungo circa così, quello circa, cosa sarà, 50 centimetri. Qualcosa del genere, perché avevamo bisogno di meno liquido. 50 centimetri, perché serviva poco liquido. Qua a Euroc il nostro pescaggio è lungo... 13 precisi? Ok. Sì, sì. 13 centimetri precisi. Quindi, perché dobbiamo caricare tantissimo liquido, quasi al completo. Diciamo la sua condizione di progetto. Esatto. Sì. Se non ricordo male abbiamo circa 85% di liquido a livello di volume e 15% di gas, 85-90% qualcosa. Poi il motivo per cui a Roccaraso avevamo lo stesso serbatoio con un pescaggio più lungo è semplicemente per questioni produttive. Sì, di manifattura. Cioè. Perché fornire a un partner due oggetti diversi da fare piuttosto che un oggetto solo in due copie, è molto più semplice avere un oggetto solo in due copie. E in più hai due oggetti uguali che puoi, nel caso, esatto, Scambiare se fai qualche danno. Se ci fossero, problemi, i ragazzi semplicemente hanno portato il secondo vanomotore, quello che ha volato a Roccaraso, e se dovessero determinare che il vanomotore di Lira Portogallo non dovesse essere più in grado di volare, semplicemente loro scambiano il vanomotore e volerebbe una sorta di Frankenstein composto da pezzi da due razzi. Però questo l'abbiamo fatto anche per questioni appunto di reliability. Assolutamente. Siamo abbastanza vicini ai 10 kg di target. Sì. Ci è voluto un po'. Però sì. Vedete che adesso c'è scritto filling valve open e infatti la massa sta aumentando. Questo proprio perché la filling valve è quella che sta tra razzo e stazione di terra, che sta riempiendo il... Mentre ovviamente la venting è ancora chiusa perché, diciamo, funzionano in maniera alternata. E se no butti dentro e esci subito, esatto, non avrebbe poco senso. Esatto, non riuscirei a fare. Non vogliamo tenerle entrambe aperte. Vedi, anche la bombola è a 24 gradi. Quant'è la temperatura più o meno massima a cui possiamo lanciare? Allora, 24 gradi sono probabilmente... quella è la temperatura interna o esterna? Interna. Ok, 24 gradi è una buona temperatura perché vuol dire che protossido si pressurizza a circa quella pressione che vediamo lì. In realtà probabilmente lì c'è una piccola discrepanza, perché la temperatura che viene letta è quella del gas. Il liquido probabilmente è un pochino più freddo, e quindi se fosse tutto a 24 gradi la pressione sarebbe un po' più alta. Non vogliamo che sia tanto più alta di così, perché 26-27 gradi rischiamo di andare in un regime che si chiama supercritico. Mm-hmm. Che vuol dire che... cos'è che questo regime? Vuol dire che il protossido smette di comportarsi in una maniera, diciamo, prevedibile, o perlomeno nella maniera classica, e quindi... Sapete, ad esempio, considerando l'acqua ha tre possibilità. Esatto. Solido, liquido e gassoso. Ovviamente
e gassoso sono molto diversi tra loro e sono, sono irriconoscibili. Sono molto diversi tra loro e ben riconoscibili. Se una sostanza arriva al suo punto critico, o diciamo va in regime quindi super critico, oltre il punto critico, questa differenza tra le fasi non è più così chiara, ovvero le fasi coesistono e diciamo mutano tra una e l'altra fase in maniera, diciamo, non... Cioè, quindi è più tutto un mischione di liquido e grasso dentro, e quindi il pescaggio non funziona più niente. Sì, il pescaggio potrebbe ancora funzionare, il problema è che le proprietà diventano estremamente fragili, nel senso che se il protossido è a 15 gradi e noi aumentiamo la sua temperatura di un grado, la pressione sale di qualche bar. Se siamo in regime supercritico, un piccolo aumento di temperatura può comportare un grossissimo aumento di pressione, che è una situazione molto pericolosa. Le nostre tank non sono fatte per resistere a pressioni molto più alte di quelle di progetto, abbiamo comunque dei sistemi fatti apposta, quindi ci sono delle valvole che meccanicamente, quindi anche se la corrente va via, se sentono che c'è una pressione troppo alta svuotano per non far rischiare di danneggiare il serbatoio, però è comunque un regime che vogliamo evitare. Quest'anno hanno imposto da competizione l'uso dei burst disc. Esatto. Cos'è che sono questi? Sono sempre dei dispositivi, diciamo, passivi di sicurezza. Mm-hmm. Quindi non è altro che una specie di dischetto di metallo che viene messo in cima al serbatoio e che è fatto apposta per rompersi ad una certa pressione. In modo che se la pressione appunto sale troppo, questo disco si rompe, il serbatoio si svuota ed è, diciamo, una situazione non piacevole, però perlomeno hai un serbatoio che non è andato sopra le sue condizioni di progetto. Non hai condizioni pericolose. Esatto, e quindi puoi cambiare questo dischetto e riutilizzarlo. Esatto. C'è da dire comunque che la competizione impone dei margini di sicurezza più alti rispetto a quelli standard per quanto riguarda i serbatoi e tutti gli apparati che contengono gas pressurizzato. Sì. Però comunque noi vogliamo essere sicuri al 100% di non uscire mai dal regime per cui quel serbatoio è stato pensato. E soprattutto è stato testato. Esatto, cioè noi progettiamo per avere 60 bar nel serbatoio, costruiamo per averne almeno 120, che è il doppio, quindi fattore di sicurezza 2, testiamo a 90, che è metà, 1,5. Però noi non vogliamo mai superare 60. Non vogliamo mai superare soprattutto i 90, che è la pressione che noi abbiamo testato. Esatto. Quindi tipo il burst disc è a 70 bar. Una via di mezzo per fare in modo che non si danneggi. Ma anche che non succeda accidentalmente, perché se lo mettessimo troppo vicino... La nostra condizione di progetto sono 60 bar. Se noi mettiamo questo disco a 61, può capitare un attimo che un raggio di sole scalda un po' il protossido, arriva a 61, questo disco si rompe... E noi dobbiamo smontare tutto il razzo, cambiare il disco e iniziare da capo. Perdiamo quindi... tutto il giorno di lancio, una possibile lancio e un intero giorno di lavoro. Lo mettiamo ad un valore abbastanza alto che non ci si arrivi, diciamo, per sbaglio, ma abbastanza basso che non sia pericoloso per l'integrità strutturale. Tra l'altro va ricordato che la giornata a euro che è organizzata è in finestre di lancio. Si non so se si vedrà nelle varie inquadrature, ma c'è una bandiera sul campo a euro che cambia colore. Cambia colore in base alla situazione in cui ci si trova. Cioè, se l'accesso alle rampe è libero, la bandiera è verde. Se la situazione comincia a diventare un po' pericolosa, quindi i team si stanno preparando al lancio, la bandiera diventa gialla, mentre invece nel momento in cui si comincia a pressurizzare, quindi la situazione diventa pericolosa, la bandiera diventa rossa e nessuno può più stare in rampa, tranne ovviamente gli ufficiali, quelli della competizione, autorizzati a stare in rampa. Di solito, quando inizia il rifornimento, siamo già in bandiera rossa, mi sembra. Non vediamo più la grafica, quindi probabilmente siamo arrivati in fondo al rifornimento. Sembra che sia terminato. Esatto, quindi diciamo, l'azione che ci aspettiamo adesso è quella del distaccamento. Vedete adesso a schermo, quello è il tubo che collega il rifornimento. Abbiamo sentito un botto, cos'è? Sì. E allora... La linea che si è scaricata. Esatto. Quello che vedete appunto è il tubo che fa rifornimento, che in questo momento era in pressione perché dentro c'era del protossido. Quello che avete sentito adesso era la stazione di terra che svuotava questo tubo. Si svuota ovviamente solo il tubo, il serbatoio rimane chiuso perché c'è una valvola in mezzo che non permette la fuoriuscita. E questo implica che tra poco vedremo il detach. Il detach non è altro che, ancora una volta, un motore attuato da remoto che fa in modo che questo tubo si stacchi, il pannello si chiude e il razzo è pronto al lancio. Chiaramente se non provassimo a staccarlo in pressione esploderebbe tutto e rischieremmo rompere effettivamente il razzo, per quello che svuotiamo prima. Un po' come fare un lavoro idraulico in casa senza staccare l'acqua, se tu apri il tubo inizia... Ora dovremo vedere il distacco. Detach in 3,
Tra l'altro, ah, ecco, ok. Stanno per staccare. Visto. Si è chiuso il razzo. Molto bene, nominale. Si è staccato correttamente, ah, e si è chiuso il pannello, soprattutto. Il pannello si è chiuso, sembra bloccato, quindi fermato io pieno, siamo pronti al lancio. Esatto. Ma cosa succede se il pannello rimane aperto? Allora probabilmente si rompe. Non c'è ancora successo. Non è mai successo perché siamo sempre stati molto attenti ai test di questo pannello. Viene testato X decine di volte, dove X è un numero molto alto. E banalmente quello che potrebbe succedere se il pannello dovesse rimanere aperto o comunque socchiuso, non agganciato, semplicemente il pannello si strappa. Sì, perché ha delle velocità così alte. A velocità così alte, un pannellino fatto... Vabbè, il pannello è in fibra di carbonio, però la cerniera che lo fa muovere, quest'anno è fatta in acciaio, però si interfaccia al pannello tramite degli elementi di plastica. Sì, e comunque non reggerebbero. Non riuscirebbe a reggere i carichi in volo. Non sarebbe comunque, diciamo, qualcosa di distruttivo per il razzo, crediamo, però evitabile. No, però comunque è un momento ben citato la chiusura del pannello per noi. Vediamo adesso che siamo a T-5 minuti dal lancio, quindi siamo molto vicini. E... vediamo la ground station fremere un po' perché ci sono le ultime procedure, sì, per essere sicuri di aver fatto tutto correttamente. Esatto, oltre a questo poi in questo momento il meteo comincia a giocare un ruolo fondamentale. Perché? Se ci dovessero essere venti troppo intensi, nuvole che coprono completamente il cielo o altri fenomeni atmosferici, o anche pioggia eccessiva è un altro aspetto da considerare, la competizione potrebbe dirci: dovete aspettare un attimo. Aspettiamo magari, che ne so, che il vento cessi, che la pioggia diminuisca, che le nuvole si aprano, comunque... Ovviamente tutti i giudici hanno l'ultima parola, anzi esatto. In questo momento probabilmente stanno dicendo di attendere un attimino per lanciare, perché magari c'è troppo vento, ci sono delle nuvole. C'è anche da dire che i team sono scaglionati nel lancio. Ci sono 4 rampe di lancio in una finestra, non tutti possono lanciare contemporaneamente, ovviamente, per ragioni di sicurezza, quindi... gli ufficiali di gara ti dicono quando puoi lanciare e tu devi comunicarmi quando sei pronto, ovviamente, quindi esatto. C'è un attimo di aspettare. Okay. Questo bisogna incastrare tutti i vari team con tutte le loro procedure che sono diverse, quindi magari noi ci mettiamo, ne so, un quarto d'ora a fare il rifornimento, magari un altro team ci mette 30 secondi, magari qualcun altro con un razzo solido non deve neanche fare il rifornimento. Esatto, oppure magari qualcuno ha un problema, quindi la sua finestra sul suo lancio viene posticipato, quindi tu prendi il suo posto. Lì gioca anche un po' la strategia di quando il tuo sistema funziona bene, di come lo progetti. Difatti noi ogni anno puntiamo a montare il razzo e renderlo operativo nel minor tempo possibile, in questo modo siamo pronti a reagire a qualsiasi eventualità. Sì, una flessibilità aggiunta che può aiutare. Qua. Allora, abbiamo sentito adesso che dicevano delle procedure di go no go. Come diceva prima Federico, ora si chiede a tutti i responsabili di analisi di missione, sicurezza e tutti gli altri parametri di dare l'ok per il lancio. Sentiamo anche un beep con una cadenza più alta. Questo significa che il sistema è armato, quindi è collegata la corrente elettrica e tutti i sistemi sono pronti per essere lanciati. In questo momento, se qualcuno premesse il pulsante di lancio, il razzo partirebbe. Quindi siamo molto vicini al lancio. Vediamo adesso cosa fanno i ragazzi. Abbiamo delle parti molto contente della situazione. Anche il ragazzo, quello col cappellino seduto, che è il ragazzo che si occupa di software, Emilio, lui si occuperà di inviare comandi al razzo appena questo parte. Sì. Per tutte questioni di sicurezza. Per esempio il tempo cominciato prima. Il famoso tempo. Esatto, il tempo di accensione per l'accenditore è un valore che viene inserito manualmente, non all'ultimo secondo, però viene verificato all'ultimo secondo perché è specifico per ogni specifico accenditore che noi costruiamo, ha associato un suo tempo. Ed è fondamentale. Siamo passati, attenzione, siamo passati la schermata di volo, quindi probabilmente ci siamo. Vediamo che abbiamo due parametri principali: payload speed, payload altitude, poi rocket speed e poi rocket speed e rocket altitude. Le due. Ok, è partito il commento di Euroc. Siamo pronti al lancio. Comunque sarà possibile vedere nella prima fase di ascesa del razzo il lato destro e il lato sinistro a livello di infografica, che
darà dati molto simili tra loro, perché il razzo è ancora attaccato. Non appena avremo la separazione, i due gruppi di dati cominceranno a divergere tra loro, perché il razzo scende a una velocità e il pelo da un'altra. Si spera, perché se non divergono vuol dire che non si è aperto niente, stiamo venendo giù tutti insieme per terra. Esatto. Vogliamo vedere quei dati che a un certo punto cambiano? Sì. E stanno ora dicendo nel commento in diretta che i giudici stanno verificando il meteo, le condizioni meteo, e appena ci daranno il via saremo pronti a lanciare. Ah, dobbiamo aspettare qualcosa, mi sa. Okay, stanno controllando il delay dell'igniter, quello di cui abbiamo già parlato. Tra l'altro va ricordato che se questo delay è sbagliato rischiamo di non accendere. Esatto, se questo tempo è troppo corto, banalmente apriamo l'ossidante prima che ci sia abbastanza energia per accendere il motore e il razzo sta fermo. E spegniamo l'igniter. Ok, ora prendiamoci un attimino perché siamo vicinissimi al lancio. Conta la rovescia. Accenditore. Sembra top. Circa 6 secondi di sparo. Questo è il video interno della camera del razzo. Vedete che i dati sono ancora abbastanza simili. Ruota leggermente. È normalissimo ruotare in ascesa. Siamo vicini a 3000 metri. 3000, abbiamo superato 3000 metri. Possiamo vedere adesso la separazione. Prendi la camera interna della vela. Ok, ok, separato. Ok, abbiamo separato il razzo. Ora vedete che i dati dovrebbero iniziare a divergere sempre di più. Beh, abbiamo deployato il drog, speriamo di aprire i pagamenti principali. Adesso dobbiamo sperare di aprire correttamente tutto. L'ascesa sembra stata decisamente di successo, l'apogeo mi sembrava di aver visto sui 3200 metri. Però è comunque però in generale direi un'ottima ascesa. Un ottimo risultato, è andato tutto come previsto. Sì, sì. Ascesa molto stabile, un motore con una fiamma stabile. Stiamo scendendo a 100 km orari come da progetto, quindi molto bene. Ora un po' da 2000 metri a arrivare a 100. La roccarazzo è stato tutto molto più rapido, adesso... Vedete già che il razzo, il corpo principale, quindi i dati sulla sinistra sono più bassi. La velocità è un pochino più alta perché ovviamente è molto più massivo. E non vogliamo che si collidano insieme in discesa, quindi uno va più veloce dell'altro. Ok. Momenti sicuramente di molta tensione per il dipartimento dei recovery. Esatto. Il loro lavoro di un anno. Ma in realtà anche tutto il team, vediamo sempre che in tutti i lanci la gente silenzio di tomba. L'accensione, ma soprattutto quando si vede che da drone si passa main, comunque quando vengono aperti i paracadute. Tra poco dovremo aprire il main. Vedete, quello è il piccolo paracadute di cui ci parlava prima Recovery. Quello serve per stabilizzare la discesa. Ecco il main. Paracadute principale, la velocità è scesa moltissimo. È perfetto. Ora siamo vicini all'apertura della vela. Vela. Yes, yes. Adesso è leggermente attorcigliata, vediamo che si deve raddrizzare. Ed ecco che si è aperta del tutto. Si è sbloccata, si è aperta perfettamente. E potete notare a destra e a sinistra il controllo. Noi stiamo vedendo il dietro della vela al momento. Il razzo ancora fa un pochino di fumo. Abbiamo un tanto di fumo dal motore. Sono, diciamo, lì banalmente la camera è ancora centinaia se non migliaia di gradi e il combustibile continua, diciamo, a fare un pochino di fumo. Il motore è comunque spento, però diciamo è tutto nominale, c'è da aspettarsi. Vediamo se i conti termici sono giusti. Esatto, un po' come quando spegniamo la candela che fa il fumo che avanza. Le velocità sembrano ottime. Siamo molto vicini al terreno. Vediamo il touchdown. 80 metri. Siamo quasi. Ed ecco che il razzo cade con una velocità assolutamente. Ottimo lavoro, ragazzi. Ottimo lavoro. Veramente un ottimo lavoro. Eccolo qua. Siamo entrati in una sassaia come tutti gli anni. Ora quello che rimane ancora in aria è il payload, quindi con la vela. Speriamo non finisca su un altro, perché qua gli alberi sono molto bassi. Vediamo il team che sono tutti contenti. Ormai la missione l'abbiamo praticamente portata a casa. Eh sì.
un anno di migliaia e migliaia di ore di lavoro di decine, se non centinaia di persone. 150 persone, 150 persone. Però ne vale la pena. Quando sei lì in quel momento è un'emozione. Vediamo il payload che sta scendendo molto piano, perché ovviamente va in avanti oltre a scendere verticalmente. It's very interesting. They can, once they validate this technology, they can do many more things in the future with it. Vedete come va avanti oltre a scendere verticale, che è la caratteristica della nostra vela. Ci siamo quasi 15 metri e anche lui a terra. Prende un urto un pochino più violento il payload perché va un pochino più veloce del razzo, ma i ragazzi che festeggiano. Ottimo lavoro tu. Direi ottimo lavoro, la missione a occhio direi perfetta. Un anno ben ricompensato. Non ho visto niente che possa sembrare fuori dal normale. Inizialmente ci sono molte cose che possono andare male, una scesa un pochino instabile, il motore che non performa bene, il paracadute che non si apre bene, ma per ora, finché non vediamo i dati, però per ora sembra davvero un volo veramente emozionante. Assolutamente perfetto. Sì, sì. Direi ottimo volo, complimenti a tutto il team. Complimenti a tutto il team che si è impegnato un anno. Direi che possiamo avviarci verso la conclusione. Esatto. Ringraziamo di nuovo il Politecnico di Milano, il Dipartimento Aerospaziale e tutti i partner che vedete scorrere sullo schermo. Senza di loro, senza nessuno degli enti che ho menzionato, tutto questo sarebbe possibile. Ormai sembra un po' una frase cliché, ma è assolutamente vero. Potete stare tranquilli, è assolutamente vero. Grazie mille a tutti per esservi sintonizzati insieme a noi anche oggi. Noi adesso cominceremo a sviluppare il progetto dell'anno prossimo. Abbiamo già iniziato a sviluppare il progetto dell'anno prossimo. È già in fase di sviluppo, ci stiamo già lavorando. Speriamo in un successo nella competizione. Vedremo come saranno i punteggi, come andranno gli altri team. E niente, ci rivediamo alla prossima live. Grazie a tutti. Grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. E niente. Ciao a tutti. Yes, that's a fratelli hug. Ragazzi, ci dite due parole in TV? So, how it was? Well, that was a long time in the making. Last year was quite a tough year for us, coming here and trying so hard but not managing to get a launch. But this year it finally happened, finally all went together. Yeah, I think you can see from all of my colleagues and my friends here that we are all so happy and so relieved that we finally done it, and it's just another one more step in our journey, and who knows what we can do in the future. I just wish all the best to also all the other teams. Unfortunately, the weather is not really great in these days, but hopefully they can also get some good launches. In your opinion, it was perfect? I think it was almost perfect, basically as close as we could get it. Like, I heard we had an apogee of, if I got it correctly, 3,200. A bit high, obviously. Target is 3,000, but yeah, obviously, it's still such an incredible goal to reach. Yeah, we're very. I think now your team is asking for you, so thank you so much. Thank you. And with this picture, I think we can close this streaming. And we'll be back with more launches for the next days. Thank you so much for watching us, and see you soon. See you soon.